Rapidamente, naturalmente questo è il convegno che come dire, dà un po' il, il senso eh, della, così, della riflessione che eh, come comitato organizzatore, come caso abbiamo voluto dare all'incontro di quest'anno, anche perché eh, ci chiediamo molto spesso, eh, siamo davvero dei geografi, quale responsabilità abbiamo anche nel documentare eh, le grotte. Gli esploratori sono geografi. Qual è la nostra attività? Come ci rapportiamo col mondo che non ci conosce? Tant'è che uno degli obiettivi forti, ancora più di Casola 2010, è anche quello di eh, cercare di parlare e di far conoscere il nostro mondo anche a. Una serie di eh, realtà, persone che ci sono vicine, magari per, o contigue per tutta una serie di aspetti: eh, dal, dall'amore per l'ambiente, dalla frequentazione dei parchi, tant'è il convegno no, che c'è stato anche stamattina, anche perché. Eh, Continuare a riflettere solo al, al nostro interno è sempre un po' come parlarsi addosso. No? Noi allora abbiamo cercato in questo convegno e eh, speriamo, poi lo giudicherete voi, naturalmente. Abbiamo cercato di mettere insieme eh, esperienze, competenze eh, trasversali. Che vengono provengono da diversi ambiti. E innanzitutto, vi, eh, vi preannuncio che doveva essere qui anche il presidente del Touring Club, Franco Iseppi, che purtroppo ha avuto un. un Serio problema personale, familiare, ci ha comunque, mi ha, mi ha telefonato e ci ha comunque mandato il suo intervento, che eh, sarà, leggeremo un breve intervento. La ragione del Turing è il rapporto con il fondatore del fondatore del Turing e con la spelologia, eh, Franco Bertarelli. E eh, Franco, forse Eugenio, scusate, qui con i nomi oggi siamo un po' cotti. Il. Eh, L'operazione che abbiamo tentato di riflessione è questa, appunto. Noi, da una parte, ci sarà una serie di interventi, eh, delle brevi pillole che eh, raccontano un modo di documentare, no? fra i tanti, naturalmente, ne esistono molti, ne abbiamo scelti quattro anche perché altrimenti non, av non avremmo più finito, e partendo da questo tipo di eh, case history, da qualche esempio... Una serie di eh, ospiti che poi a questo punto lascerò direttamente ad Alberto Gedda di Tgr Montagne eh, e anche in questo caso del rappresentante anche Tg e scientifico Leonardo che dedicherà anche il nostro incontro un approfondimento, eh, di, di presentarveli. E siamo partiti dagli speleologi a docenti, ricercatori intellettuali che riflettono sulla geografia classica ai rappresentanti delle associazioni e anche alle istituzioni, alla politica che di montagna si occupa, con la presenza del, dell'onorevole Erminio Quartiani, che è il presidente del gruppo Amici della montagna del Parlamento italiano, che di montagna sa molto, la frequenta, c'è dentro, di speleologia un, ne sapeva forse un po' meno. Abbiamo, abbiamo fatto un po' di, di pressioni perché fosse con noi e eh, quindi faremo questo viaggio attraverseremo, cercheremo di capire quali sono le responsabilità del descrivere, quali sono i codici comuni con la geografia classica se sono possibili, se esistono insomma. adesso finisco meglio lasciare eh, la parola ai, ai relatori intanto invito Alberto Gedda che vi prego di, eh, di salutare, Che a salire sul palco dovete sapere che eh, Alberto Gedda insieme all'amico Mantovani e ad altri, è un, anche in questo caso è un giornalista eroico perché conduce, fa l'unica trasmissione interamente dedicata alla montagna, che è appunto TGR Montagne che va in onda eh, in, un, in un orario difficile, perché va, eroico, perché vale alle 9, un quarto della mattina, eh, su una dimensione regionale, però sono sempre lì e combattono e fortunatamente continuerà ancora ad esistere. Noi siamo molto contenti perché è l'unica trasmissione televisiva dedicata, non si vede in tutta Italia, è eh, questo, no, <ride> purtroppo, no? Si vede beh, perché la, la, la mettiamo in streaming. No, si in streaming. Ah sì? Ah, io sapevo rimasto sul Piemonte, vedi ero rimasto, ecco, ho fatto la mia figura, vai via, ciao. Eh, io invece pensavo che fosse rimasta al... Ah, ok. Allora chiedo veni, ho fatto la mia figuretta, ma va bene, d'accordo. Ti passo la parola. Grazie, grazie molto, buongiorno. No, Tg2 Tgr Montagne si vede in tutta Italia perché va su Rai 2 e chi ha il digitale o il satellite? Insomma, tutti la vedono ecco. E poi è replicata siccome tutti ci dicono: ma alle 9 e un quarto del mattino di venerdì. E come dare torto chi la vede eh, noi siamo contenti perché abbiamo un ottimo indice d'ascolto e siamo proprio contenti di questo però è in streaming quindi potete vederla sul portale della rai www.montagna.rae.it e ci sono tutte quante le puntate riportate sopra avevo noi oggi torto a a avevi torto <ride> prima mi dai dell'eroico e poi dopo mi boicotti ecco. eh, <coughs> No, volevo dire che noi siamo qui a fare una puntata di montagne e faremo anche dei servizi per il TG Leonardo che facciamo sempre a Torino. TG Leonardo è l'unico TG scientifico che fa la Rai e va in onda tutti i giorni alle 14.50 su Rai 3. Bene, ho fatto lo spot per l'azienda, siamo tutti contenti e adesso cominciamo. Ecco, eh, vado a sedermi, scusate. Allora, cominciamo. Ehm... Beh, il tema questo sicuramente è intrigante. Questo fatto di geografi del vuoto, non so chi ha avuto l'idea di questo titolo, se è stato Luca, chi è stato dell'organizzazione, tutta l'organizzazione. Comunque è molto intrigante, intrigante questo titolo e quindi vedremo di capire ecco, oggi su questa situazione. Io, siccome ci sono molti relatori che interverranno, da quello che ho capito alcuni avranno delle pillole e altri degli interventi più lunghi, quindi dovremmo sempre stare tra i 10 e i 15 minuti. Anche perché Luca si è premurato di farmi presente che alla fine ci sarà un brindisi, quindi il momento fondamentale sarà questo brindisi con i vini eroici della montagna. Allora, comincerei con: non so se tutti i relatori possono salire adesso, se facciamo salire uno alla volta, sarebbe più bello ci fossero già tutti qui sopra. Ecco. E quindi mh, il professor docente di Scienza della Terra, Università di Bologna, Gio De Vaele, non so se ho detto bene il nome, mi scuso subito se l'ho sbagliato. Se c'è, lo invitiamo a salire, eccolo qua. Grazie. Poi Giovanni Badino dell'Università di Torino eh, se vuole salire. Grazie. Luigi Casati, esploratore speleo subacqueo. Beh, poi Franco Iseppio abbiamo detto che non c'è, ma poi leggeremo un intervento. Umberto Del Vecchio, curatore tecnico del progetto WISH che abbiamo intervistato prima con altri. Gianpiero Marchesi, presidente della Società Speleologica Italiana, anche lui abbiamo intervistato. Franco Farinelli, ordinario di geografia presso l'Università di Bologna. E poi Umberto Martini, penso che arriverà dopo, insieme all'onorevole Emilio Quartiani, se non sbaglio, che è già in sala. Perfetto, allora per i saluti finali ci siamo, grazie mille. Allora. Ci siamo tutti, sì. Comincerei con il professor, come da programma, con il professor Gio devaele docente della scienza della terra all'Università di Bologna. Geografia dei sistemi carsici complessi. Ci spieghi tutto. A me piace il gelato. Lo vedete già nel titolo di che cosa parlo, no? è una pillola, quindi anzi una supposta, eh, di 10 minuti, quindi anche dolorosa. Cerco di essere il meno doloroso possibile pensando poi anche al vino dopo. Quindi, quindi cosa possiamo sapere di un sistema carsico nei gessi o nei calcari senza andarci dentro? Oppure quanto può essere importante capire il sistema geologicamente per andare a esplorarlo nei gessi e nei calcari, che c'è una grossa differenza, poi lo vedremo. Eh, vabbè, cos'è un sistema carsico? Già lì eh, ci sono molte diatribe, no? è una grotta, è un sistema di grotte, tutte le grotte di una valle, tutte le grotte di una montagna intera, oppure tutte le grotte che danno l'acqua alla stessa, stessa sorgente, insomma sono tutte cose un po' diverse. Poi tra l'altro anche tutte le grotte non nelle, in diverse eh, condizioni idrogeologiche non danno sempre l'acqua alla stessa sorgente, quindi anche lì... Siamo un po' sul bagnato. Eh, Cos'è una grotta? Dove finisce? E dove cioè, finiscono le grotte, per me non finiscono mai. Come, come la si descrive, cosa possiamo sapere di questi sistemi senza andarci dentro? Cioè, questo sarebbe il classico approccio di un geologo stanco, non speleologo, che guarda le cose da fuori e cerca di capire tutto senza chiedere nulla alla speleologia. Oppure cosa possiamo non sapere senza l'aiuto degli speleologi? Cioè, vediamo che cos'è il contributo della speleologia nel capire i sistemi carsici molto velocemente. Cosa può fare lo speleologo senza conoscere nulla? Cioè proprio senza capire niente di geologia e geomorfologia. Come riesce a esplorare? Che cosa può fare? Vediamo tutte queste cose qua. Vabbè, bisogna differenziare. Io ho fatto le cose molto semplici perché in dieci minuti non si può fare molto. Eh, voglio parlare di gessi e di, di calcari perché sono due mondi molto diversi e poi lo vedremo subito. Eh, I gessi, cioè le grotte nei gessi, sono molto più semplici, quindi, il geologo nei, che non va nelle grotte può capire molto più di un sistema nei gessi piuttosto che in un sistema nei calcari perché i calcari sono veramente molto difficili. Sono tante litologie diverse eh, sono molto più fratturate. E hanno tante strutture particolari che rendono questi, questi sistemi molto più diversi e anche i processi che sono in atto per creare una grotta nei calcari sono molto più complessi, c'è quindi la chimica reale. Quali sono queste grosse differenze? La solubilità, ma questo lo sappiamo tutti, c'è il gesso è molto solubile, il calcare è molto meno, c'è una porosità primaria che è molto diversa, che nei gessi è molto bassa, nei calcari può essere piuttosto medio, cioè può essere abbastanza poroso già dall'inizio. E poi la densità di fratture, che nei gessi è molto blanda, invece nei calcari è molto più poco distanziati, cioè sono tante fratture, quindi l'acqua trova molte più vie iniziali. Quindi la percolazione dell'acqua nelle fratture disponibili cambia tra un gesso e un calcare, vuol dire anche il sistema, la complessità del sistema sarà molto diverso, nei gessi è molto più concentrato in, un, in zone molto piccole, nei calcari può essere molto più complesso, labirintico. Eh, anche l'acqua che sta sui gessi ha più difficoltà a andarci dentro, va dentro in pochi punti, nei calcari va dentro in tantissimi punti. E poi le fratture stesse nei gessi possono sigillarsi più facilmente, perché il gesso è facile che ricristallizza nelle fratture. Quindi ci sono tante differenze tra questi due mondi. Vediamo in questa pillola, questa supposta, due esempi. Uno è qui a fianco, nella vena del gesso, è la, il sistema stella vasino. Eh, si trova qui eh, tra i due fiumi, sintria e segno, eh, un, un lembo di gesso inclinato. Poi questi gessi sono messi a tipo panino, hamburger, eh, tra due strati molto meno permeabili e quindi l'acqua non può fare altro che entrarci dentro seguire questi contatti, le fratture che trova e uscirne fuori dove trova di nuovo un contatto di, di, di roba impermeabile che sta sotto eh, è una monoclinale che eh, verge verso nord-nord-est quindi l'acqua tende ad andare in quella direzione lì dall'alto verso il basso e ci sono tante, alcune faglie con due direzioni principali una che è parallela alla vena del gesso sono le faglie cosiddette appenniniche e delle faglie che la tagliano in, in senso ortogonale. L'acqua non può fare altro che seguire queste faglie qua. Sembra tutto semplice. Io non sono ancora andato in grotta e quindi sto già spiegando come sarà la grotta. Sappiamo anche che questi gessi sono stati sott'acqua per un sacco di tempo. Si sono formati 5 milioni e mezzo di anni fa, sono rimasti sott'acqua per almeno 5 milioni. Negli ultimi paio di centinaia di mille anni sono usciti fuori. L'erosione ha portato via quello che stava intorno, sono venuti in affioramento. Da quel momento in poi l'acqua è riuscito a andarci dentro. Quindi, le grotte sono recenti, non sono grotte che possono risalire a permiano o quello che vogliamo. Com'è la condizione geologica di questo sistema qua? C'è la Riostella Basino. Eh, è un sistema di un fiume che si fica dentro questi gessi nel punto topograficamente più basso del suo livello impermeabile sottostante. Perché c'è una struttura tipo una specie di graben, che vuol dire delle faglie che hanno portato giù un pezzo di gesso, collassato dentro, l'acqua è andata a ficcarsi dentro lì, perché era il punto più basso. Poi va a seguire delle faglie che vanno ortogonale a questa, eh, questa dorsale di gesso. Quindi io posso immaginarmi già senza andare in grotta, vedo l'inghiottitoio, la risorgente, che sono due punti notti, la grotta andrà dall'inghiottitoio alla risorgente seguendo certe direzioni. Non posso sapere il dettaglio chiaramente. Infatti la grotta fa questo. La grotta non può uscire fuori dalle due faglie bordiere di questo graben, quindi non può andare a destra e a sinistra in questa vena del gesso per più di 200 metri. Entra dentro su una faglia, fa un bel pezzo, poi la lascia, va verso destra, come vedete nell'immagine, tocca l'altra faglia e la segue fino alla sorgente. No? È una cosa che il geologo senza andarci dentro poteva già immaginarsi. Certo il dettaglio non lo possiamo vedere senza andarci dentro. Il gesso praticamente è molto solubile, quindi i processi che sono in atto qui per farti il vuoto. È la solubilizzazione, quindi il gesso che si scioglie, che è un processo relativamente veloce quando l'acqua disponibile è abbastanza importante, soprattutto quando quest'acqua viene da una litologia dove il gesso non c'è, quindi arriva aggressivo, sottosaturo. Arriva dentro, scioglie. Questo è il primo processo. Il secondo, però, in gesso molto importante, è l'erosione meccanica. Cioè quando il fiume che va magari importanti durante le piene, a portare un sacco di argille delle particelle con sé, può andare a scalfire questa roccia che è molto tenera, ha una durezza di 2, quindi riesce a lavorare molto anche questo. Ecco perché nei gessi si possono anche creare in poco tempo delle gallerie molto grandi, perché ci sono questi due processi che sono relativamente veloci. Poi dobbiamo andare in grotta a capire un po' meglio. Sono tante cose che possiamo vedere in grotta che ci, ci spiegano i dettagli di tutto questo sistema. C'è eh, tutte le forme, chiaramente: canali di volta, mensole, pendenti, che sono classiche forme dei gessi, delle grotte nei gessi, meandri, pozzi, cascata, laminatoi, gallerie triangolari, condotte inclinate, che sono dovute a questo insieme di dissoluzione e poi l'erosione. No? Possiamo leggere tutte queste forme a varie quote e possiamo anche vedere un'evoluzione di questa grotta, perché è chiaro che questa grotta man mano che si evolve, chiaramente è tutto legato poi a quello che succede fuori dalla grotta, quindi all'erosione del paesaggio, la formazione di un paesaggio esterno. Possiamo correlarlo ai, ai, ai terrazzi fluviali, a tutta una serie di cose che leggiamo nel paesaggio fuori e torna fuori un quadro molto dettagliato. Questo si può fare solo andando in grotta, quindi lì serve essere speleologo oppure andarci insieme con gli speleologi, preferibilmente quando l'acqua non è troppo fredda, come ho fatto io una volta. Quindi nei gessi tutto sommato il quadro è molto semplice dal punto di vista geologico, chiaro che i dettagli non li, non li vediamo mai senza andarci dentro, ma in generale riusciamo a capire che cosa farà l'acqua che entra in un punto esce dall'altro punto, eh, perché sappiamo che tutto va, va lungo le fratture che possiamo spesso leggere in, nel territorio. I processi sono semplici, quindi tutto sommato molto si può fare senza la speleologia. Io non lo farei mai senza la speleologia comunque. Ah, eh, c'è un dettaglio, cioè, in questo complesso carsico vedete nell'immagine che a destra c'è un abisso, Luciano Bentini, che fa parte dello stesso sistema. Le acque del Bentini vanno dentro il basino. La Bentini sta fuori da quel Graben, sta a destra di quella frattura che sembrava limitare questo sistema. Quindi c'è qualcosa che comunque non è stato spiegato dal geologo d'esterno, che non potevamo sapere senza la speleologia. E quindi ci sono cose che senza la speleologia non possiamo sapere. Nei gessi quindi tutto sommato, abbastanza semplici. Serve esplorare per vedere i dettagli e vedere le, cose che, le poche cose che non possiamo vedere fuori. Calcari. Potevo prendere un sacco di esempi, chiaramente io sono andato in, nella mia casa adottiva, in Supramonte. Cosa potevamo sapere come geologo di questo sistema carsico senza fare la speleologia? Abbiamo un affioramento molto più grande dei calcari giurassici su un basamento impermeabile più o meno del Paleozoico, 22 km nord-sud, 9 km est-ovest, un'estensione enorme, vari inghiotitori a sud, qualche risorgente a nord, eh, e grosse faglie che tagliano, cioè che delimitano questo massiccio che sta in rilievo su quello che sta intorno. Quindi l'acqua che va dentro doveva stare dentro questi carbonati e andare verso nord. Questo è quello che poteva dire il geologo. C'era un, una feritoia a destra, che è la gola di Goropo, chi ci andato la conosce bene, dove c'è una sorgente un po' di portata media. Lì c'è qualcosa che esce fuori, quindi un, una perdita del sistema. Prima si pensava che erano vari sistemi messi insieme, poi abbiamo visto che era ben più complesso. Si conosceva negli anni 60, fine anni 60 grazie ai bolognesi, faentini e dei sardi, la grotta dell'EDERA. Erano 3 km di grotta con un bel fiume dentro e questa era una cosa che si sapeva. Poi, negli anni, come vedete in questo sistema qui in questo schema, siamo arrivati a 14 km di grotta con lo stesso fiume, insomma. Sappiamo che c'è la grossa sorgente di Sugologone, è la sorgente più grande in questa zona, quindi è lì che es esce fuori tutta l'acqua che entra in questo sistema o quasi tutto, poi abbiamo iniziato a ragionarci bene come geologi insieme agli speleologi, anzi è partito dagli speleologi e hanno iniziato a pensare a colorare questi fiumi, hanno colorato l'edera e si è colorato su gologone, hanno bevuto per tre giorni acqua un po' giallina, senza capire che cos'era. Questo era del 99, poi l'abbiamo rifatto nel 2002 e quindi si è visto che era un unico sistema, ma un po' complesso, non era così semplice. Abbiamo iniziato a esplorare, anzi i ragazzi speleologi hanno iniziato a esplorare, hanno iniziato a trovare un sacco di grotte, tra cui Mandade sui Rumanda nel 98 con un fiume dentro, Colostragio con un fiume dentro, fiumi anche abbastanza importanti per questi, questa, questo territorio qua, VPF, Sorale, Sumudri con un altro grosso fiume dentro, Suenistetai, che è lo stesso fiume che scorre nell'Edera, con tre km. in mezzo. Tra il sifone terminale dell'edera e questa grotta qua. Qui si deve scendere 500 metri e fare una, un sifone in apnea, quindi non era una cosa semplice. Quindi da un fiume che conoscevamo ne sono usciti fuori quattro, adesso ne abbiamo quattro, quindi ben più complesso di quello che si pensava. Abbiamo continuato a lavorare con colorazioni, quindi siamo diventati maghi dei colori. Abbiamo messo coloranti a colostragio, WPF, istetta e vari posti per cercare di capire com'è la relazione di queste grotte qua. Alcune di queste acque non sappiamo ancora dove vanno a finire. Quindi anche con l'aiuto di geologi non stiamo riuscendo a capire il sistema, che è ancora più complesso di quello che, che, che vediamo oggi, che probabilmente è il 10% di quello che sta lì sotto. Quindi vediamo che in effetti nel calcare... La questione si complica notevolmente. Se si pensa di capire, poi alla fine non capisci perché magari c'è lo speleologo che non ha capito, va a cercare nel posto strano e trova l'abisso che nessuno immaginava che esisteva e trova il fiume dentro. Allora inizia a rifare il quadro delle conoscenze e devi cambiare sempre scenario. In Supramonte succede questo. Senza la speleologia queste cose non potevamo saperlo, assolutamente. Cioè, i geologi di 30, 40 anni fa pensavano a una cosa molto più semplice: più si esplora, più complesso diventa. È un bel gioco. Cioè, io sono ancora abbastanza giovane e penso di avere altri 30 anni di lavoro da fare in questi posti se si continuano a fare le esplorazioni. Conclusioni in questo caso. Cioè, cosa possiamo fare? Cioè, dobbiamo fare un, cioè, creare un buon rapporto tra speleologia e geologia, o geomorfologia, tra gli scienziati cosiddetti e gli speleologi. Non esiste che lo scienziato si dice, dice di essere l'esperto di carsismo se non si lega al mondo speleologico, o è, o è speleologo, o deve collaborare con gli speleologi. Dall'altro canto, la speleologia ha tutto da guadagnare a cercare. Un contatto con il mondo accademico cosiddetto, con quei speleologi che fanno anche scienza, ci sono anche speleologi che non sono in università che fanno scienza, no? delle persone che ne capiscono. Bisogna cercare di fare questi rapporti, che è una cosa che sicuramente anche in società speleologica italiana bisogna iniziare a strutturare in modo più, più organico, che, che è un, un bel da fare, diciamo. Comunque è molto importante allevare ancora, come c'è scritto nell'ultimo paragrafo, questi speleologi che non vogliono nulla a che fare con la geologia e la geomorfologia, perché quelli sono fondamentali, perché loro sì che vanno nei posti dove nessuno si aspetta che ci sia qualcosa di importante, poi uno su cento, cento trova qualcosa che è importante, allora sì che diventa importante anche per la geologia, riusciamo a capire qualcosa anche grazie a queste persone qua. Dieci minuti ho fatto? Di più, ma fa lo stesso, Allora, passiamo di qua. Grazie, professore. Quindi, senza speleologia non si capirebbero molte cose. Quindi, sinergia tra più conoscenza. È la sostanza di quanto lei ci ha detto, stringendo proprio al limite. Sì, sì ecco. Allora, sentiamo invece il professor Badino su questo che cosa ha da dire, sulla rappresentazione del vuoto. Eh, ne avrei parecchio in dieci minuti, devo necessariamente naturalmente limitarmi. Um, è una sfida di fatti. Eh, quello che vado a raccontarvi, in dieci minuti non ho neanche l'orologio, Adesso faccio partire il... Cro eh, no, faccio, ho bisogno del riferimento. È un vuoto. Esatto, c'era un vuoto. Eh, esatto. C'era un vuoto, c'era, c'era. Riproduci in alto, riproduci, eccola. Va bene. Eh, questo qua è una miscela di due cose ben distinte, due parrocchie. E credo di essere stato il primo nella, nella storia dell'umanità che ha deciso di rispondere alle domande banali che fa chiunque. Ma quanto sono grandi le grotte, quante grotte ci sono, quanti speleologi ci sono, che sono per qualche motivo. Strano, erano domande proibite, insensate eh, nel mondo speleologico. Quanti speleologi ci sono? È una domanda civilissima, no? Uno chiede quanti subacquei ci sono. No, no non, non bisognava farlo quante sono le grotte in Italia? Era una domanda a cui nessuno sapeva rispondere. Nella maggior parte del mondo non si sa rispondere a questa domanda. Quante grotte ci sono negli Stati Uniti? Nessuno è in grado di rispondere a questa domanda perché. Io credo che questo sia già un argomento notevole, di, eh, come se fosse un rifiuto di pensare il proprio territorio in modo sintetico. Già questo non c'entra, vedete che sto dicendo prima dell'inizio dei dieci minuti. Eh, quindi mi sono occupato da quindicina di anni fa, dodici anni fa, di fare questa statistica per l'Italia. Sono in grado adesso di rispondere alla domanda, quante gallerie ci sono in Italia? 2400 km. Eh, quante grotte ci sono? 35.000. 34.000. Sì. No. Bene, dai. E... Più. Okay, oh, vediamo un po'. E... Quanti spelogi ci sono? Circa 4.000. Tutte domande così, adesso sto cercando di farlo a livello mondiale fra un po' di tempo ci riuscirà. È curioso, prima di tutto, considerare il fatto che per qualche motivo i tecnici di questa cosa si sono rifiutati per secoli di fare delle rappresentazioni sintetiche di questo. Perché? Non lo so. Tuttora è così. Eh, quindi io ho fatto questo, poi, visto per il mio mestiere, faccio delle altre cose, cerco di guardare del, delle cose un po' diverse nel mondo sotterraneo. E quindi mi sono dedicato a guardare l'altra faccia, la faccia nascosta del mondo sotterraneo. Mi hanno invitato in un'importante università inglese due anni fa. E gli ho fatto Hidden Side of Underground World. E quindi tutti gli aspetti nascosti del mondo sotterraneo, cioè quelli che la gente va sottoterra e non vede. Quindi questo è una roba di... È la sintesi di due comunicazioni di un bel paio d'ore ciascuna che accumula in otto minuti oramai. Meno. 7 sette, sette e mezzo. Bene, quindi vi faccio una foto praticamente. Questo qua, per dirvi, l'andamento nel tempo delle grotte più profonde di 500-1000 metri. Sulla destra vedete in ascisse e in ordinate il numero di grotte più profonde di 1000, adesso siamo a circa a 92 mi pare. 93 forse, sulle, ascisse, sulle ordinate di destra, quelle più profonde di 500 metri, che adesso siamo intorno ai 600. Questo dà un'idea del fatto che quello che noi chiamiamo mondo sotterraneo è una cosa che è andata evolvendo molto rapidamente e addirittura è esplosa dagli anni 70. Quindi, quando qualcuno degli anni ehm, eh, di, diceva. Eh, per fare un raffronto, uno dice Asia e dice un, un concetto ragionevolmente preciso a cui sono associate delle idee. Ecco, quando uno dice grotta, negli anni 70, 60, dice una cosa, adesso ne dice completamente un'altra. Questo è un punto fondamentale. L'andamento eh, di questo da, dimostra dal, in sostanza. Che è un andamento esponenziale, adesso non, non importa il dettaglio, eh, dimostra che in sostanza noi abbiamo appena iniziato il lavoro. Quindi noi adesso stiamo parlando di eh, geografia del mondo sotterraneo, ma geografia in realtà di un mondo che essenzialmente non conosciamo, ne conosciamo una minima parte. In Italia 34.000 grotte, 35.000, saranno 33.273 ma in realtà ce ne sono molti milioni probabilmente, o più probabilmente molte meno, nel senso che sono tutte a ogni sorgente associato a una grotta. Questo qua ha causato degli effetti, degli effettoni sul proprio sull'approccio esplorativo, perché in pratica ha... Eh, la quantità di grotte esplorabili da ciascuno di noi è immensamente più grande di quanto sia nel, più, nel sogno più frenetico. Adesso vi faccio, è venuta benissimo questa rappresentazione. Queste sono le grotte più profonde di bla bla, eccetera, adesso le ascisse non le leggete tanto bene, lo riconosco, ma queste prime quattro sono Italia, Spagna, Italia, Spagna Austria e Messico, sono le zone con più alto numero di grotte profonde. Vedete, gli histogrammi ci sono in Italia 15 grotte più profonde di 1000 metri, in Spagna 19, in bla 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 bla, e poi ci sono tutti gli altri paesi. Perché sono lì? Non perché lì ci sono le grotte, ma perché lì qualcuno le ha cercate. Quindi, fra un attimo ve lo faccio vedere, noi possiamo cominciare a considerare una statistica delle grotte che non conosciamo, sulla base del fatto che, tipo, in Italia abbiamo cercato ragionevolmente, ma altrove non abbiamo cercato per nulla. Per esempio, in Croazia, ma per esempio, nello stesso Supramonte citato prima, lo Supramonte è molto più grande delle ricerche che sono state fatte finora. Non solo i. i, i se noi plottiamo eh, le grotte, facciamo il grafico delle grotte di più profonde, di, di lunghezza più maggiore, di, in funzione del numero che ci sono, tipo quante sono le grotte fra 1000 e 2000 metri, fra 2000 e 3000, fra 3 e così via, otteniamo una retta. Una retta. Cioè. Ha un comportamento frattale, è come studiare le forme di un cristallo. Le grotte paiono essere un disturbo della, della superficie terrestre. A questo punto noi cominciamo ad avere dei dati. Anzi, questo qua addirittura che rappresento è la legge di potenza che descrive il numero di grotte al mondo più lunghe di... Non solo, c'è un approccio più duro che dice, ancora un minuto e mezzo, che dice, noi conosciamo tante grotte, abbiamo esplorato bene in certi sistemi, bene, e quante gallerie hai trovato per chilometro quadrato? E vedete, qua di nuovo è stato un successone la, la, la rappresentazione grafica, ma vedete che siamo... La prima rappresentazione è il, la, la superficie in, in coinvolta dalla singola grotta, la seconda è la, la lunghezza, la terza la densità pe, di gallerie per chilometro. Vedete che ehm, se ne potrebbe parlare parecchio: siamo intorno ai 10 km di gallerie per chilometro quadrato di superficie calcificata, vuol dire. Io prendo una grotta, una zona carsificata qualsiasi nel mondo e guardo quante gallerie ci sono. Se ci lavoro parecchio, bene, tendo a trovare circa 10 km di gallerie per chilometro di, di superficie. Questo non è un dato vero, è un dato medio. In Corchia si va invece sui 50 km, in, però sono circa 10, in altre zone circa 5, ma per lì. Quante, quante zone carsificabili ci sono? Sono queste. Questa è la zona in scuro, diciamo sono i calcari, cioè zone carsificabili, poi ce ne sono anche altre, Jesse che citava prima io, ehm, sono le zone del mondo, sono 17 milioni di chilometri quadrati. in in, it, in, in Europa sono queste. No, guardate, date un'occhiata alla, 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 alla mappa. La massima concentrazione mondiale di grotte profondissime appuane una zona non prende... Una, una macchiolina che sembrava una cacca di Mosca. Lì, lì c'è la massima concentrazione al mondo di grotte profondissime e lì per giocare ci sono un paio di centinaia di chilometri di grotta. Eh, L'altro grande, grande massiccio del, del alpino che è il Marguerese è l'altra cacca di Mosca fra Liguria e Piemonte, poi c'è tutto il resto. E le, vi ricordate quella rappresentazione in cui c'era parecchia roba concentrata fra Italia e Spagna? Bene, perché lì ci hanno lavorato. E tutto il resto nessuno ci ha lavorato. La superficie totale del mondo è 17,6 milioni di chilometri di, di, me, di milioni di metri quadrati. Anche se Ammettiamo che il una parte minima sia classificata, abbiamo sviluppi dell'ordine di molte decine di milioni di chilometri quadrati. Noi finora ne abbiamo esplorato a prezzo di morti, storie di tutto, intorno ai 15-20 mila chilometri, cioè circa un millesimo. Adesso tempo è scaduto, a questo punto io dovrei en entrare negli aspetti nascosti, ma non ho più tempo. <ride> <ride> Affermativo, ovvio. Allora vi faccio una corsa satanica, eh? Allora, qua inizia invece un altro percorso. Non il vuoto che abbiamo visto, che è il 99,9% del vuoto è sconosciuto. Io voglio concentrarmi, mi sto concentrando, sullo 0,001% del vuoto conosciuto per dire non ne conosciamo un cazzo di questo vuoto. Bene. Gli studi sul microclima, diciamo fisica delle grotte, io faccio quello lì di mestiere, e eh, abbiamo sviluppato o sviluppato dei sistemi per andare a misurare le minime variazioni di temperatura all'interno delle grotte, quindi i minimi scambi termici. Vi ricordate tutti, tutti quelli di voi che sono, fanno, speleologia, fanno speleologia hanno idea che le pareti sono ogni tanto bagnate di un velo d'acqua, ogni tanto fa freddo, ogni tanto fa caldo, ogni tanto è soffocante, ogni tanto no. E questo fa parte della grotta. No, sì, fa parte della grotta. Ma perché? Ecco, eh, rispondere a queste domande è straordinariamente complicato. Straordinariamente complicato, ma probabilmente in un futuro si potrà fare. Nelle grotte quotidiane andate a postumi, andate a bossè, andate nelle grotte proprio sputtanate, bene, in quelle lì ogni angolo è un enigma. C'era qualcuno che aveva chiesto, ma perché si formano le concrezioni? Certo, le concrezioni si formano per il degassamento, tutti, sappiamo tutti. No, sì. Ma per, come fanno a formarsi delle strutture ordinate in un ambiente in cui il disordine deve continuamente crescere. Perché in certi posti il disordine cresce e in altri posti invece si formano cristalli? Non come deposizione, ma come strutture ordinate, che è la stessa domanda. Perché in certi pianeti si forma la vita e in altri no? Cambio la domanda ed è la stessa domanda. Ecco, questo è un enigma. È, non è un enigma trascurabile, no? Bene. Allora, analizzando in dettaglio le grotte, andando a guardare sul serio le differenze di temperatura, scoprite che, una, questa è una grotta di Rio Martino, ci sono strutture complicatissime di relazione fra la grotta e l'esterno. Scoprite che, per esempio, ci sono le variazioni notturne fra notte e giorno all'interno della grotta, semplicemente non sono 5 gradi come all'esterno, ma sono un centesimo di grado. Ma ci sono, e, e quelle provocano formazioni di veli d'acqua sulle pareti. E ci sono le nuvole, perché le nuvole si formano all'esterno, ma si formano anche dentro. E le nuvole sono quelle che bagnano le grotte. Quando è che si forma una nuvola fuori? quando eh, d'estate, per esempio, una massa d'aria migra lungo il versante, forma il temporale. Questo succede anche in grotta. Quando una massa d'aria umida si trasferisce lungo la grotta in salita, fa il temporale. È che è un temporale così tenue che non lo vediamo. Lo vediamo nelle grandi sale, mandando una luce, uno spot e vediamo, intravediamo nel nero, vediamo che c'è della foschia. Ecco, quello è il temporale sotterraneo. E lo vediamo anche sul, sulla variazione della temperatura all'interno della montagna. La variazione della temperatura all'interno della montagna non è più la variazione della temperatura all'esterno. Tutti sappiamo che in grotta in montagna fa più freddo che in, eh, al mare. Pochissimi sanno rispondere il motivo. Ripeto. In montagna fa più freddo, a alta quota fa più freddo che a bassa quota, ma pochissimi si sono chiesti perché, d'accordo? Adesso chiedetevelo, in grotta, anche in, alta in grotte di alta montagna fa un po' più freddo che nelle grotte di bassa montagna, ma meno. Perché? Questa qua è una domanda fondamentale. È una domanda così fondamentale che fa intravedere un, uno dei motivi per cui si scavano le grotte. Perché all'interno delle montagne, le, il sistema, l'aria, l'atmosfera dell'interno delle montagne dà energia all'acqua, all'interno delle montagne. E allora l'acqua, qua bisognerebbe parlare molto a lungo l'acqua delle sorgenti carsiche esce più fredda di quello che ci si aspetta da quella quota, ma molto più calda di quello che ci si aspetterebbe se fosse lei che scava. E quindi all'interno delle montagne è l'aria la, che scava, che nel senso che dà energia. E tutti questi aspetti strani, Stanno emergendo, così come stanno emergendo gli infrasuoni, ma molti di voi oramai hanno sentito già parlare di queste cose, nel senso che le grotte, così come l'aria all'interno di una bottiglia, suonano. E allora suonando le grotte, dal suono infrasuoni. Che sentiamo all'ingresso in nel senso variazioni di velocità del vento nell'ordine di molti minuti, possiamo dedurre la forma della grotta. Per dirvi, mi limito a questo: il Corchia, molti di voi conoscono il Corchia, il flusso d'aria appare essere estremamente regolare, un vento violentissimo ma regolare. Se voi in realtà lo misurate in dettaglio. Vedete che varia continuamente. Perché varia? Perché quelle variazioni lì sono l'eco, lui sta suonando e quelle lì sono l'eco della sua forma interna. Così come quando soffiate all'interno alla bocca di una bottiglia. La, lei suona perché lei vi descrive con quel suono la sua forma interna. Questo è una cosa per suonare il corchia, ma non importa. Il mondo delle grotte è pieno di interessanti dettagli, stiamo appena iniziando a studiarlo, quindi noi ne conosciamo l'uno per mille forse e di quell'uno per mille noi conosciamo l'uno per mille dei suoi dettagli. Quindi abbiamo a disposizione milioni di anni di ricerca. Grazie al professor Badino. Allora, adesso invece siamo a Luigi Casati, esploratore speleo subacqueo che allora possiamo cominciare a chiedere queste grotte piene di interessanti dettagli, quali sono i dettagli che tu vedi? Quando si vede. Dunque eh, gli spazi allagati all'interno delle grotte in effetti non sono dei vuoti, sono pieni d'acqua, quindi è una cosa un po' diversa rispetto a quello che è l'ambiente della speleologia normale. L'attività speleosubacquea è abbastanza varia, abbiamo sifone all'interno di grotte quindi occorre chiaramente la progressione speleologica e sono state fatte immersioni a oltre 1000 metri di profondità, diversi chilometri dall'ingresso Uh, chiaramente le attrezzature normalmente sono abbastanza limitate per questo tipo di attività, proprio per la fatica che si fa a trasportare l'attrezzatura e l'attrezzatura normalmente viene abbastanza protetta perché sono attrezzature delicate. Insomma. Spesso la visibilità, ahimè lo potete vedere in qualche foto che vi, mostre, vi sto mostrando, è ridotta a zero quindi è difficile vedere dei dettagli in queste condizioni. A volte invece ci sono delle immagini incredibili, quindi suggestive, date da luci, ombre, eccetera, eccetera, gli ambienti. Sicuramente scendere i pozzi o salire i pozzi è molto più semplice sott'acqua che, che in un ambiente aereo, più che più semplice è molto più, meno faticoso via. Superare sifoni eh, è la cosa fondamentale per gli speleologi, soprattutto che eh, arrivando sul sifone si trovano limitati. Se penso al Beren Shark eh, qua, anni fa venne superato un sifone a 500 metri di profondità, lungo 30-40 metri, ma un sifone molto selettivo, cioè iperstretto, eh, visibilità zero, eh, non possibilità di girare per ritornare, quindi o uno va avanti o va avanti. E po altre possibilità non ne aveva. Oltre a questo sifone, Luke Funken esplorò 25 km di gallerie aeree su 500 metri di dislivello, cioè una cosa incredibile. Oggi eh, in, questo, in, questo, in questa cavità è stato fatto un tunnel artificiale, quindi c'è la possibilità anche per altri speleologi di andare ad esplorare, ma non mi pare abbiano fatto un granché a livello di chilometri, in più di quello che era stato fatto a suo tempo. Quindi è un'attività comunque eh, abbastanza complessa e, e, e abbastanza faticosa. La tecnologia ultimamente ci sta aiutando, ma la tecnologia è ancora di dimensioni troppo grosse per poter a volte essere trasportati in ambienti, in ambienti carsici. Chiaramente, eh, quando ci troviamo oltre sifone, qualsiasi sifone sia. Uh, L'esplorazione uh, di una grotta è la stessa esplorazione che si trova in ambienti aerei, quindi capita di arrampicare, di scendere pozzi, di forzare strettoie, eccetera, eccetera. Questa foto uh, vi mostra una grotta uh, con un sifone interno dove le, le ultime esplorazioni hanno dato dei risultati molto importanti e quindi uh, ci siamo agevolati un po' al trasporto, abbiamo messo delle scale per evitare questa zona di fango che con 30 kg, 40 kg sulla schiena ci limitava perché si sprofonda fino un po' sopra le ginocchia, quindi 50 metri così erano infernali, soprattutto poi dopo immersioni che, duravano, che durano 3 ore, 2 ore e mezza a profondità di oltre i 100 metri sott'acqua. Questo è il sifone, il sifone di quella grotta, anche qui eh, vediamo altri tipi di attrezzature, in questo caso c'è un autorespiratore a riciclo di gas. Queste macchine negli ultimi dieci anni ci hanno permesso di fare delle esplorazioni incredibili con una, tra virgolette, semplicità impensabile a prima dell'arrivo di queste attrezzature, cioè eh, ci permette di riciclare il gas. Quindi l'autonomia è diventata decisamente più importante, non abbiamo più limiti di autonomia. Oggi siamo arrivati a limiti di sopportazione fisica, cioè una macchina del genere mi permette di stare in acqua facilmente 10 ore. Quindi con, con quello che mi vedete addosso, anni fa in circuito aperto stare in acqua 10 ore ci volevano 20-25 bombole e per un peso magari di, di uh, 300-400 kg. Oggi con 50-60 kg uno è autonomo e si fa l'immersione che vuole. Il problema delle, di questo tipo di esplorazioni, come del resto è lo stesso problema che si incontra nelle grotte, sono le piene, eh, quindi scegliamo con periodi ideali per, per l'attività. In questo caso vedete lo stesso posto con 10 metri di acqua in più. Ora ci sono dei casi dove l'immersione con un livello di acqua più alto del normale eh, sono migliori perché ci permette di superare dei sifoni continuando a nuotare, e questo eh, quando comunque si è equipaggiati in questo modo diventa più semplice per, un, per uno speglio sub, cioè rimanere in acqua. Eh, in effetti, in questa grotta, se il livello si abbassa troppo, cosa che normalmente uno si auspica quando fa attività in altre cavità. Uh, se si abbassa troppo, non riusciamo a uscire dall'acqua, quindi dovremmo arrampicare e poi scendere dietro per raggiungere il secondo sifone. Cosa che non avviene quando noi andiamo col livello alto. In quest'ultimo quest anno, gli svizzeri, oltre ad aver messo le scale che ci permettono di camminare più agevolmente, hanno messo dei rilevatori di livello. Quindi, col computer da casa, tranquillamente non c'è più bisogno di andare alla grotta, possiamo sapere il livello. Hanno fatto degli studi di, de, della variazione dei livelli delle acque, quindi siamo anche abbastanza in grado di sapere quanti giorni buoni per l'esplorazione abbiamo. Perché, da una piena sappiamo che impiega in media tot giorni per scendere, a seguito di temporali sappiamo che impiega tot giorni per salire, eccetera, eccetera. L'unica cosa che non sappiamo sono le condizioni di visibilità del sifone. E a seconda delle, delle piogge esterne, potrebbero essere eh, immersioni con visibilità zero, immersioni con acqua abbastanza limpida. Le attrezzature sono abbastanza delicate, però, a volte capita che ahimè, il fango dalle grotte le, le, le rovini un attimino, e noi affidiamo la vita a questi apparati, apparati elettronici. Quindi è vero che qui vediamo una porcheria tutta, un ammasso di, di fango e, e metallo, però è vero anche che sono delle apparecchiature stagne, quindi queste apparecchiature in teoria sono stagne anche al fango. Qui vediamo qualche foto dei tempi che furono, le grosse spedizioni in circuito aperto. Quindi il grosso problema quando si frequentava questo tipo di attività, quindi grosse sorgenti o immersioni profonde, era la quantità, la molle di bombole che dovevamo trasportare. Qui abbiamo bombole per rifare i gas, le miscele, eccetera, eccetera. E praticamente in questo caso c'è una foto con un autorespiratore a riciclo di gas semi chiuso, quindi una parte di gas viene perso. Quello che abbiamo visto prima è un circuito chiuso totale. Quindi si perde gas solamente in risalita per l'aumento di volumi del gas stesso. Anche con questo tipo di apparecchi, che sono i primi che ho iniziato a usare all'inizio degli anni 2000, eh, abbiamo delle autonomie, cioè si arriva al limite fisico, non più al limite dei materiali che avevamo prima dell'avvento di questo tipo di, di attrezzature. Naturalmente per queste grosse immersioni. Eh, la sicurezza non è mai abbastanza. Qui abbiamo una camera di decompressione portatile che è data 1954, ma funziona ancora e quindi la utilizziamo. È chiaro che non può sostituire un centro iperbarico perché non c'è un medico, perché non è possibile rimanerci 10 eh, ore all'interno perché si sta abbastanza scomodi, però in caso di incidenti leggeri ci permette di ricomprimerci velocemente subito. All'interno di queste grotte, oltre dei grossi sifoni, queste foto sono dell'oliero, eh, abbiamo campeggiato, siamo rimasti due o tre giorni, eh, abbiamo esplorato altri sifoni, gallerie aeree, quindi tutto quello che viene fatto all'interno di una grotta lo possiamo fare anche oltre sifone. Il sifone dell'oliero è un sifone comunque abbastanza lungo, è due km e quattro, ricordo, ecco, dei siori, e oltre a questo sifone siamo rimasti in treio, stentone, volanten, qualche anno fa. Quest'anno addirittura al Pozo Azul hanno campeggiato, o, dunque c'è cioè il primo sifone 800 metri, un secondo sifone di 5 km, hanno campeggiato due o tre giorni oltre il secondo sifone per poi esplorarne altri due o tre o quattro nel terzo sifone. Quindi... Sì, 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 è sì. abbastanza lungo. Cioè, ormai con questo tipo di attrezzature il limite non è, pardon, non è solo fisico ma è anche mentale. Cioè uno deve avere la testa per sopportare questo tipo di, di, di esplorazioni. Nel caso di grosse immersioni è chiaro che le attrezzature comunque sono abbastanza eh, importanti anche a livello di peso. Diciamo che queste foto sono ormai d'archivio. La tecnologia nu delle nuove batterie al litio, per esempio, ci permette di utilizzare dei propulsori decisamente più piccoli di questi e molto più leggeri, con autonomie superiori a questi. Quindi alla fine non ha, non ha più senso. Eh, le campane sono apparati che noi abbiamo copiato dal, dalla subacquea professionale, e chiaramente non con i costi della subacquea professionale, perché sarebbe impossibile, penso, per quasi tutti gli speleo sub di punta. Eh, purtroppo tutto quello che è tecnologia. Ci aiuta per quello che è stata la nostra esplorazione, ma um, giusto un cenno, eh, abbiamo avuto un soccorso abbastanza impegnativo di recente in Francia, eh, siamo stati chiamati a intervenire degli specialisti svizzeri, due inglesi, io e qualcun altro, ci hanno detto viaggiate in aereo o viaggiate in elicottero. Questi mezzi non ci permettono di trasportare le bombole, per esempio, per fare un esempio banale, ergo significa arrivare in aereo e aspettare il giorno dopo che arrivano le attrezzature con i furgoni. Ehm, Al giorno d'oggi possiamo trasportare sugli aerei anche delle bombole cariche, esistono delle casse che permettono questo. Quindi, tutto quello che è la, no la tecnologia di cui abbiamo bisogno, siamo ancora in caso di soccorso limitati eh, dal poterla trasportare su un aereo. In questo caso questo soccorso che è stato eh, complesso da un punto di vista eh, immersione mi ha permesso di conoscere delle cose che ne, di cui ne avevo solo sentito parlare. Qui vedete una, una, uno strumento che chiamano balise in Francia, in effetti è un emettitore di segnali magnetici. L'abbiamo posizionato all'interno del sifone e hanno nel giro di 10 minuti in superficie 200-250 metri di spessore di calcare. In superficie nel giro di 10 minuti hanno localizzato il punto esatto se fosse stata necessaria una, come si chiama, un, un foro, una, una trivellare per raggiungere questo punto. Quindi esiste anche un altro sistema, l'UGPS, che hanno messo a punto gli svizzeri, che praticamente dà il punto in superficie e dà la, la topografia al disegno della grotta, man mano eh, si procede all'interno di, di questa. Ora qui vabbè, hanno fatto anche dei lavori, grazie al posizionamento di questo emettitore di segnali, hanno iniziato a scavare eh, una grotta che già conoscevano, comunque parzialmente conoscevano, si conosceva solamente un piccolo ingresso. Hanno scavato, forzato, sono arrivati a 100 metri di profondità, eh, aiutati anche con apparecchi meccanici, eccetera, eccetera. Questo è il sifone dentro il quale abbiamo fatto questo tipo di intervento, a visibilità zero, eh, quindi immersioni abbastanza complesse per circa un chilometro di, di sviluppo, passaggi a 90 metri di profondità. Questa è la topografia di cui noi eravamo in possesso e è abbastanza precisa. Fermo restando che la parte dove abbiamo incontrato il problema, cioè il problema è stata anafrana all'interno del sifone. Eh, non è assolutamente come è stata rappresentata qui quindi ci siamo trovati un attimo spazzati soprattutto perché la visibilità nostra era di 10 centimetri quindi non capivamo, non trovavamo la profondità non riusciamo a, capi a capire bene cosa stavamo facendo e dove eravamo quindi sicuramente la tecnologia ci verrà eh, in aiuto con queste nuove apparecchiature che lì abbiamo usato solo la balise non abbiamo usato l'UGPS ma sicuramente sarà eh, molto più semplice negli anni a venire per per noi per portare avanti questo tipo di, di esplorazioni piuttosto che fine del mio intervento. Grazie, Grazie mille a Casati. E, mh, come ha detto prima Luca Calzolari, doveva essere con noi il presidente del Touring Club italiano Franco Iseppi, che però non può esserci per mh, gravi motivi familiari, possiamo dire, e ci ha mandato un, un suo intervento, una bozza del suo intervento, che io ve la leggo, la, la leggo a voi, la leggo anch'io per la prima volta insieme a voi. Il tema è l'importanza della divulgazione speleologica, l'intuizione di Luigi Vittorio Bertarelli, speleologo e fondatore del Touring Club Italiano. Scrive quindi Iseppi: "Mi sento un osservatore un po' impacciato intervenendo a questo incontro. Non sono uno speleologo né ho cognizioni scientifiche adeguate in materie attinenti, geologia, idrografia, eccetera." Sono però l'attuale presidente del Touring Club italiano, che agli inizi del secolo scorso, presieduto da Luigi Vittorio Bertarelli, diede un notevole contributo alla scoperta, alla conoscenza e alla diffusione della pratica spelologica in Italia. Ultima opera di Bertarelli, sole, eh, solerte curatore di importanti iniziative editoriali del Touring Club, licenziata da lui ma stampata cinque mesi dopo la sua morte, fu Duemila Grotte, dedicata alle aree del Carso. Si tratta di una testimonianza importante, dimostra infatti che fin dagli anni venti del secolo scorso la più importante e unica a quel tempo organizzazione italiana, il Touring, nata per introdurre e sviluppare a 360 gradi nel nostro paese la pratica e la cultura turistica, dedicava alla speleologia lo stesso tipo di attenzione, lo stesso impegno di valorizzazione che riservava al paesaggio di superficie, alla montagna, alla costa, ai beni storico-artistici. Per chi conosce un po' la storia della nostra associazione e prima ancora le motivazioni socioculturali che ne hanno ispirato la fondazione, per chi ha modo di documentarsi sulla vicenda umana, le iniziative e il carattere di Luigi Vittorio Bertarelli, tutto ciò non stupisce e non sorprende. Nei primi 30 anni di vita del Touring Club Italiano, dal novembre 1894 al gennaio 1925, quando Bertarelli morì, non c'è tema, argomento, disciplina, ambito organizzativo, luogo del territorio italiano che il Turing non abbia toccato, valorizzato, fatto conoscere, offerto concretamente alla fruizione, rinnovato e portato alla ribalta, fatto oggetto di studio e di una corretta divulgazione attraverso le sue pubblicazioni periodiche, giuristiche e cartografiche che ebbero da subito una larghissima diffusione. Rileggendo la nostra storia, come è doveroso fare per capire la nostra mappa genetica e costruirvi sopra la nostra funzione sociale per oggi e per domani, ci siamo chiesti le ragioni di questa intensa e felice attività e abbiamo trovato due fondamentali risposte. La prima sta nel carattere e nella illuminata capacità di Luigi Vittorio Bertarelli, indubbiamente un uomo dalle capacità intuitive, intellettuali e operative, diciamo superiori alla media. Egli operò più per costruire il futuro che per riscuotere dal presente, un atteggiamento che non sembra molto diffuso oggi, in ciò ricevendo dalla società del suo tempo una risposta e un successo superiore ad ogni attesa. La seconda sta ancora nella lungimiranza della borghesia illuminata del nostro Paese, che comprese l'importanza della mobilità e del viaggio per lo sviluppo sociale e culturale del popolo italiano. Allora turismo rappresentava un possibile percorso di avanguardia. Il vocabolo non esisteva nella nostra pur ricca lingua. Si scriveva turismo con una chiara contaminazione dal francese, lingua dominante allora in campo internazionale e non aveva molto a che fare con quel complesso di sensazioni che oggi evoca la parola. <coughs> Turismo era uno strumento di conoscenza, di crescita sociale, di approfondimento culturale, di autovalorizzazione, di consapevolezza e di desiderio di salvaguardia di tutti i valori del mondo in cui viviamo e degli esseri viventi che lo abitano. Turismo era anche impegno, sfida, ardimento, non rischio, e quindi prevedeva preparazione in basi scientifiche e sicurezza. Perciò la nostra Associazione Nazionale, subito collegata ad altri organismi similari e nascenti più o meno nello stesso periodo, fu tra i fondatori della Lega Internazionale delle Associazioni Turistiche, fu subito connotata da un forte spirito patriottico non nazionalista, perché l'Italia fu il suo primo e più importante, anche se mai esclusivo, teatro di azione. Perciò la geografia e la sua puntuale rappresentazione cartografica fu la sua prima disciplina di riferimento, una geografia da vivere, conoscere praticamente, non solo da studiare sui libri. Non c'è grande geografo che non abbia viaggiato continuamente per conoscere e riconoscere i fenomeni nei loro aspetti scientifici, storici ed, -emotivi ed anche emotivi e spettacolari. L'attenzione del Turing di Bertarelli verso la speleologia è la conseguenza di tutto ciò. Nella forma e nei modi propri, ancora oggi, la nostra associazione eh, – manca una riga, non capisco la frase, va bene – vicinanza, attenzione e rispetto per la pratica di pochi che debbono essere adeguatamente preparati dal punto di vista scientifico e teorico e attese verso le loro interessanti scoperte». Volontà di divulgazione, proposta, valorizzazione dei luoghi e dei fenomeni più spettacolari e meno rischiosi per tutti, affinché le ricchezze e i valori di quel che esiste sotto la superficie siano conosciute, apprezzate e amate anche dal più vasto pubblico di viaggiatori. Ho accolto con piacere l'invito che mi è stato rivolto, poco tempo dopo la mia elezione a presidente del Touring Club Italiano, finalizzato a partecipare a questo vostro importante incontro. Mirato a onorare la memoria del mio più illustre e importante predecessore, che tanto ha operato a favore della vostra disciplina, ma anche a testimoniare la volontà del Touring di riportarsi nei modi e nei tempi che il presente impone a quell'antico e sempre valido spirito innovatore. Luigi Vittorio Bertarelli, se non fosse morto nel 1925 per svolgere la sua missione di divulgatore, sarebbe stato oggi un protagonista della radio, della televisione e di internet. Lo è stato dell'editoria, ma soprattutto della forma di comunicazione più compiuta che è il viaggio, proprio nella concezione proposta da Montaigne, e cioè un modo per strofinare il proprio cervello con quello degli altri. Tornando alla sua intuizione più rilevante, probabilmente essa non è stata l'importanza riconosciuta della divulgazione speleologica, ma quella già accennata di affrontare il presente sempre con lo sguardo verso il futuro. Di qui la necessità di guardare al passato come bussola, di partire dalla storia per progettare il domani. Luigi Vittorio Bertarelli ha messo in essere un'associazione, come il Touring Club, sulla spinta della tensione verso l'unità del Paese. Ha intuito che il turismo sarebbe stato il mezzo più importante, attraverso la conoscenza, per integrarlo socialmente e culturalmente. Il Touring di oggi, grazie al vostro collega Speleologo, vuole riprendere a viaggiare e a scandagliare il nostro Paese con lo stesso spirito di Bertarelli, magari non solo in bicicletta come lui ha fatto da Milano a Roma e questo non per rimarcare i mali che lo attanagliano, mancanza di meritocrazia, di infrastrutture, di incentivazioni, di sogni, ma per scoprire idee, energie e talenti che non sono affatto scomparsi. Il nostro paese reale è molto più sfaccettato, colorito e ricco di creatività con la voglia di fare rispetto a quello ufficiale. Ne è convinto anche Bill Hammond, critico ospitato dell'Italia, come dimostra la sua ultima inchiesta Forza Italia Rizzoli 2010. Tra Forza e Italia c'è una virgola, ecco soltanto. Noi del Touring Club Italiano, in nome di Luigi Vittorio Bertarelli, vorremmo riprendere il nostro viaggio nell'Italia di oggi sapendo di non poter più contare su un leader impareggiabile, ma consapevole di avere ancora le carte in regola per svolgere un ruolo da protagonisti. Finito, scusate, <ride> l'ho letto per la prima volta con voi, quindi non ero preparatissimo, ecco. Sulla sull'argomento. Ecco, quindi adesso passiamo invece a WISH, il portale del Catasto delle Grotte d'Italia. Ah, sei già lì? Ah scusa, guardavo di là io. No, già seduto. <ride> già seduto. Quindi, appena ci libera una sedia, trac, arrivano okay. subito. Quindi spiegaci tutto. Uno perché sto insieme a uh, personaggi della storia, e della speleologia che io quando ho iniziato seguivo e cercavo comunque di fare cosa loro insegnavano, un po' perché rappresenta un gruppo di lavoro che eh, chiaramente non è potuto essere tutto qui presente al tavolo, ma sta anche al di là, sulle poltrone. E ha lasciato me sulla graticola, giustamente. Allora, io devo cercare di eh, far capire che cos'è il Wish. A parte eh, il nome Wish, che dall'inglese potrebbe sembrare essere semplicemente un desiderio, è un progetto che ha come obiettivo. La divulgazione fondamentalmente delle conoscenze speleologiche, dei catasti fondamentalmente, e che molti provengono appunto dagli studi che si fanno, sia idrogeologici, dei vuoti, dei, dei frattali, speleo subacquei. Una delle frasi che più mi ha colpito e che fondamentalmente eh, mi piace molto per, come definizione dello speleologo è questa: Lo speleologo è un geografo, si immagina un continente pieno di montagne di ignote dimensioni, sempre immerse nelle nebbie se l'alpinismo fosse pagare in quei posti scalando alla cieca, vedendo solo 5 metri attorno, disegnando e rilevando i percorsi le vie alternative, misurando vette nel buio, scoprendo pareti valli, connessioni fra le montagne allora effettivamente la speleologia sarebbe alpinismo all'ingiù, una frase che io ancora non sono riuscito a imparare a memoria, quindi me la porto perché comunque è utile anche per far capire che la speleologia è in qualche modo rappresentazione del mondo quindi de un'attività che è molto legata alla geografia ma chiaramente la geografia, che in questo caso è la geografia del sottosuolo, deve essere tracciata, deve essere conosciuta, ma in qualche modo deve essere anche eh, conservata e divulgata. Una geografia che rimane nei cassetti o che rimane a casa di qualcuno che l'ha fatta magari può risultare di poca utilità. Questo è il motivo anche per il quale in tanti, in tanti anni la le informazioni che si sono seguite, che, si sono, che sono state eh, archiviate e messe nei catasti eh, regionali, nei catasti delle singole associazioni, si è cercato sempre di utilizzarli, di considerarli come se fosse una ricchezza. Già negli anni 20 eh, il catasto delle grotte d'Italia era un'idea che si voleva realizzare, non si è realizzata per varie eh, vicissitudini, fra cui anche quella della eh, Seconda Guerra Mondiale, che ha determinato la perdita, più che la perdita, la sottrazione di notevoli informazioni che si, avevano, che si erano eh, raccolte fino a, quel periodo, fino a quel periodo. Ma già dopo la seconda guerra mondiale si è eh, accorse della necessità di avere delle informazioni sistematiche e eh, ben organizzate delle grotte che erano presenti sul territorio nazionale. Già a partire dagli anni '50, una Società Speleologica Italiana e successivamente con, organizza con, con un'altra organizzazione, con un'altra strutturazione, si è arrivati agli anni '70 e '80, con eh, dei catasti, quindi delle informazioni collegate alle, alle grotte presenti sul territorio nazionale divise per regioni, quindi che fanno riferimento alle federazioni speleologiche regionali. I catasti regionali sono delle realtà che, come tutti ben conosciamo. Alle volte vanno un poco per eh, la loro strada. Fondamentalmente è giusto che sia così, ma così come è anche giusto cercare di trovare un, un, qualcosa, un momento di confronto, un momento che possa unire e permettere di confrontare le diverse realtà. In molti casi i diversi catasti hanno intrapreso delle strade che possono essere state anche diverse da regione a regione. Per esempio ci sono dei catasti che hanno delle, eh, dei sistemi informativi geografici, dei, dei eh, pacchetti software dedicati allo, alla gestione di dati eh, informatici cartografici che possono anche essere pubblicati sul web costituendo il famoso, non so se è abbastanza diffuso ormai come acronimo, WebGIS, che è appunto l'utilizzo di sistemi geografici per la gestione di dati cartografici tramite il web. Questo insieme ad altre informazioni, eh, per esempio quelle collegate al catasto vero e proprio, in cui ci dice che ci sono presenti circa 40.000 grotte in Italia. Ma se uno volesse sapere effettivamente quante grotte ci sono in Italia, un po' come chiedere so, quanti signori ci sono a Milano, sono cose che bisogna sapere se ci sta un archivio o un qualcosa da cui si può eh, venirne a conoscenza. Ecco perché nasce questo progetto nazionale. L'acronimo WISH, vedremo poi sta per cosa, non sta semplicemente per desiderio. È un progetto che ha come obiettivo quello di fornire delle informazioni a livello nazionale, però dare al tempo stesso maggior eh, importanza e sottolineare il ruolo dei catassi regionali e permettere una fruizione dei dati e anche un interscambio delle informazioni non solo come informazione in sé, ma in modo di gestire le informazioni in modo... Uh, uniforme e in qualche modo anche un pochettino omogeneo. Per questo motivo, uh, da un'idea di Federazione Spirologica Campana e Federazione Spirologica Veneta, nel 2008 è stato proposto questo progetto nell'ambito di un tavolo permanente con la Società Spirologica Italiana e le federazioni regionali. E si è dato luogo a un gruppo di lavoro, il GDL WISH, che si occupa di eh, definire gli standard, gli strumenti, i metodi per cercare di realizzare questo progetto. Ma che cos'è il WISH? Il WISH è acronimo per Web Information System Hyperlink. Eh, vuole creare un portale che permetta di accedere a delle informazioni delle grotte d'Italia mantenendo però i rapporti eh, con le regioni, lasciando le regioni responsabili e curatrici e comunque eh, l'unico riferimento per quanto riguarda le grotte che sono presenti sul proprio territorio regionale. In pratica è una specie di porta di accesso per poter andare a consultare alcune informazioni nazionali generali su tutto il territorio eh, d'Italia ma è anche un, un modo per poter consultare entrando nei dettagli, entrando in maggiore approfondimento, con dei link, perciò la parola hyperlink, verso i catasti eh, regionali che possono aver già o meno realizzato dei Web GIS. Fondamentalmente la cartina che vediamo là è una schermata di un Web GIS, fondamentalmente ha la possibilità di interrogare i dati geografici contenuti nell'archivio attraverso il web utilizzando questi software dedicati. Il gruppo di lavoro si è sempre cercato e si è riusciti di averlo costituito prevalentemente da speleologi. Uh, uno dei motivi principali è perché lo speleologo mette passione per fare quello che fa e quindi lo farebbe a parte con un rientro economico nullo in quanto non c'è nessun rientro economico per chi si è dedicato a questo lavoro, ma lo fa con passione, con amore per queste cose e anche con competenza. Inoltre questo gruppo di lavoro unisce eh, capacità informatiche, capacità di, di esperti nel settore, fra geologi, ingegneri, eh, informatici che si occupano del sviluppo di questo, eh, di questo progetto e di questo portale. La Società Sperologica Italiana si occupa del coordinamento generale del progetto che ha come obiettivo non quello di creare una struttura eh, a parte quindi messo, me, distan, distante dalle federazioni regionali, ma è l'obiettivo di creare un qualcosa che unisca le uh, federazioni regionali, che permetta che le federazioni regionali possano collocare fra loro per creare un modello condiviso di come presentare almeno dei dati di base delle informazioni al pubblico. Perché cosa importante da sottolineare, questo portale non è dedicato esclusivamente agli speleologi, ma è dedicato anche a tutti, anche alle pubbliche amministrazioni che hanno intenzione di venire a conoscenza di alcune informazioni, così come è rivolto a qualsiasi persona che voglia consultare sul web per avere alcune informazioni che possano essere più o meno eh, di interesse o di utilizzo pratico. Per questo motivo noi consideriamo il Wish come un progetto che dia opportunità sia per lo stimolo a uniformare i catasti, ma non di voler imporre una certa, un modo di organizzare e gestirli, ma semplicemente cercare di trasmettere quello che è stato fatto di buono e quindi le buone pratiche di diverse regioni, ma cercare di creare un canale eh, orizzontale e trasversale di colloqui fra diverse eh, realtà eh, catastali e regionali che non sempre si sono confrontate nel passato permette di eh, far sì che alcune federazioni regionali abbiano lo stimolo a eh, produrre qualcosa di, di loro. Verso le due e mezzo, oggi pomeriggio, ho assistito alla presentazione del web GIS della Regione Emilia-Romagna, che è fatto molto bene, ho, ho apprezzato, e mi ha fatto piacere sapere che eh, Formella, che ha presentato il, il web GIS, ha in qualche modo detto che, questo progetto, il progetto Wish, ha rappresentato uno stimolo per creare WebGIS per la regione Emilia-Romagna. Spero che questo progetto sia uno stimolo per condividere il dato, che non è un nostro possesso, ma che deve essere comunque condiviso e uh, deve essere permessa la conoscenza. Deve essere uno stimolo per crescere e per divulgare un, delle buone pratiche in questo ambito. Inoltre, eh, il WISH è un in continua evoluzione e quindi in futuro si spera che possa implementare delle conoscenze maggiori, fermo restando che non deve mai andare al di là di ciò che sia la competenza eh, regionale sul catasto, sul catasto e quindi sui dati territoriali di competenza. Volendo presentare velocemente lo stato di fatto attualmente del, del progetto, hanno aderito ufficialmente le federazioni del camp della Campania, del Veneto, della Puglia, della Liguria, del Fiuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Piemonte. Delle 40.000 circa grotte diciamo, eh, che si sa che esistono, 22.600 record sono presenti nel. sono eh, linkate a questo progetto e si spera chiaramente di... Eh, aumentare il numero considerandolo questo come un'opportunità per tutte le regioni di condividere le loro informazioni in maniera strutturata in, in modo tale da non togliere la federazione ma semplicemente eh, valorizzare ancora di più tutto ciò che esse hanno già realizzato. Questo è l'indirizzo a cui è possibile andare a eh, vedere tutto ciò che è stato fatto, come è organizzato il progetto, la possibilità di fare delle ricerche e di fare una navigazione su una mappa. Ma considerando che qui eh, non era l'obiettivo di quello di presentare in dettaglio come è organizzato il portale, è una pillola eh, quella che dobbiamo presentare, una pasticca se, se lo vogliamo dire in maniera eh, napoletana. Quindi... Eh, Invito tutti quanti a seguire domani la presentazione più in dettaglio di questo progetto in cui si faranno degli esempi di come esso è organizzato. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie davvero. Nei tempi esattissimi, proprio una precisione napoletana oserei dire in questo senso. Ringrazio anche gli organizzatori per questa delicatezza di aver portato acqua delle Alpi Cozze, quindi del Monviso, da dove veniamo noi. So che è casuale, ma io faccio finta che sia una cosa voluta. Ecco. Passiamo a Gianpietro Marchesi, presidente della Società Speriologica Italiana. Io non ho presentato nessuna diapositiva, quindi dietro in sostanza potete. lasciamo il vuoto, ecco proprio il vuoto. In realtà, dopo aver sentito dei, dei grandi personaggi, la, la mia relazione mi sembra abbastanza misera. Però, parte dal concetto geografi del vuoto. Eh, ma gli speleologi sono davvero geografi? In sostanza, geografia è un termine apparentemente semplice, ma come molti autorevoli e poi in sostanza poi avremo il professor Franco Farinelli che è un vero geografo che ci spiegherà in sostanza che cosa vuol dire geografia, anche se in realtà giovedì proprio in questa stessa sala ho assistito a un'interessantissima conferenza, c'era Annibale Salsa, antropologo, non che pass president del, del Club Alpino Italiano. E eh, il dottor Stefano Piastra, che era un geografo umano. E quest'ultimo ha proprio fatto il suo esordio dicendo: attenzione, eh, ogni tanto mi chiedono che cosa fa il geografo. E subito eh, ha spiegato che insomma, il luogo comune è che il geografo sia quella persona che deve sapere a memoria tutte le capitali del mondo. Insomma, è già superata in sostanza, ci ha in, in realtà poi fatto vedere le ricerche storiche, il fatto di dover comunque realmente andare a capire perché determinati luoghi si sono formati lì, perché determinate culture sono andate avanti. Poi un'altra cosa che mi ha lasciato molto curioso è stato Annibale Salsa che ci ha spiegato che in realtà fino a qualche secolo fa le terre alte, quindi le Alpi, avevano un tasso di eh, cultura molto superiore a quello che erano la pianura. Il giornalista che eh, teneva diciamo, il, il dibattito, che era il moderatore, che si chiamava oh, bom, 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 San Giorgi, ha ricordato che la montagna, i montanari, hanno una visione più ampia. Quando tu sei in alto guardi sempre l'altro versante, guardi l'orizzonte. Quindi probabilmente questo fatto li rendeva forse più intelligenti di quelli che, che rimanevano in sostanza in pianura dove ci sono degli ostacoli che non ti permettono di vedere avanti. Allora io mi sono chiesto, ma noi che andiamo in grotta e che sostanzialmente vediamo veramente poco, Possiamo accomunarci al, al detto eh, scarpe grosse e cervello fino? O no? E poi dopo mi sono dato una risposta: che oh, siamo degli emeriti ignoranti? No, perché alla fine per andare in grotta anche noi sostanzialmente dobbiamo andare in montagna. E questo mi ha risollevato in sostanza la serata. Però arriviamo al dunque. Gli speleologi sono in realtà dei geografi? Ho analizzato un briciolino, mi sembra di sì. Abbiamo poi sentito Gio De Vaele che ci ha spiegato l'importanza dello speleologo. Stamattina, durante il convegno sui parchi carsici e sugli speleologi, c'è stato uno sbrodolamento. Io sono andato in, in, in brodo di giuggiole. In sostanza, hanno continuato a dire che senza gli speleologi i parchi non avrebbero potuto in sostanza esistere. In realtà però diciamo che la, la realtà era quella dell'Emilia Romagna, che forse non era proprio esportabile in tutte le altre regioni. Però questo mi ha confortato. Ma in realtà che cos'è? Cosa fa sto speleologo? Riporta i dati di ciò che ha percorso. Per questo è la stessa grotta che nel corso degli anni però ha un diverso sviluppo e profondità. Quindi ogni volta che ci va i, i dati possono in realtà cambiare. E questo perché? Perché gli esploratori hanno diverse risorse tecniche, fisiche, psicologiche e culturali, quindi variano a seconda del tempo in cui si ritrovano. Quindi nel corso degli anni la ricerca esplorativa si è evoluta, si è passati quindi dalla ricerca di estensione e di profondità alla ricerca di congiunzioni, ai famosi complessi carcici che Ciò Devaia ci ha dimostrato in questi due begli esempi. Oggi diciamo che l'ospereologo è anche un archeologo, no? in sostanza ci si confronta su aree di assorbimento, su zone di risorgenza, si va oltre a ciò che è stato percorso dall'uomo e quindi si è davvero geografi del vuoto. Adesso vediamo, arriviamo alla mia parrocchia che è poi la parrocchia, diciamo, di l'Associazione nazionale di riferimento, la società speleologica. Che cosa fa? Che cosa ha fatto? Organizzare conoscenza speleologica. In realtà significa raccogliere e mettere a disposizione, divulgare. E quindi adesso farò alcuni esempi di come la società speleologica italiana in questi ultimi decenni ha eh, realizzato queste tre importanti parole. Abbiamo delle riviste, la prima è Speleologia, che ormai è arrivata al numero 63, che, è stata, che sta per essere distribuita proprio in questi giorni. Abbiamo Opera Ipogea, che si occupa di cavità artificiali. Per più di 25 anni abbiamo editato International Journal of Speleology. questa è una cosa che, che dobbiamo badino, abbiamo curato ben 14 quaderni didattici, però la cosa principale che ricordava anche lui ieri sera è che grazie a Giodevaele e al professor Forti abbiamo realizzato questo progetto incredibile che è il progetto PowerPoint, ben 50 PowerPoint che sono sostanzialmente a disposizione di tutti quelli che li vogliono scaricare. Ed è, un, ed è un progetto che a livello mondiale era unico, è stato presentato a livello italiano al congresso internazionale di Kerry, stato definito Fantastic Reserve. Ecco, io, io che non... Fantastic Reserve. In più noi abbiamo un, una specie di grande miniera del, di, di documentazione, si chiama Centro di Documentazione Franco Anelli ed è il nostro fiore l'occhiello presso l'Università di Bologna, ma è gestito sostanzialmente da SSI. C'è un accordo fra la società e l'Università di reciproco incastramento, no? non riusciamo più a districarci, però questo porta ad avere in sostanza all'Università di Bologna una raccolta mondiale di editoria di tipo speleologico. 45.000 volumi, più di 13.000 periodici, una raccolta di 1.300 stampe antiche, disegni, un'emeroteca con più di 3.000 articoli dal 1884 ad oggi. Quindi una vera miniera di informazioni che continua di anno in anno ad aumentare e che dobbiamo alla cura del nostro unico dipendente che è il bibliotecario e che è Michele Sibel. Quindi SW contribuisce alla rappresentazione del mondo superiorologico con l'ambizione che talvolta tale rappresentazione coinvolga il mondo in superficie. Ecco, stamattina ci hanno detto che dobbiamo uscire dal buco. E questo è lo sforzo che stiamo cercando di fare sostanzialmente da, da, da diversi mandati. Eh, mi ero appuntato anche la mappa del mondo del mondo italiano, delle grotte riferite a Wish, però del vecchio penso che abbia già fatto una buona presentazione. È un puzzle, il nostro, che richiede molti altri tasselli, ma siamo certi che la partenza per un lungo viaggio di una consapevole divulgazione. Quindi vi ringrazio e adesso passo la parola al nostro amico. Grazie mille a Giampiero Marchesi. E passiamo invece all'ordinario di geografia presso l'Università di Bologna. Franco Faridelli. Io deluderò chi si aspetta da me una risposta circa il problema: se lo speleologo è un geografo. Devo dire che ho le idee molto confuse. A me pare di aver capito che il voto non esiste. Anzi, se io dovessi dire adesso che cosa sia il voto visto che ho appreso con mia grande meraviglia che dentro le grotte esistono temporali, eh, io direi che il vuoto esiste soltanto se è ciò che si oppone alla mappa, alla carta, alla tavola. Eh, per quanto strano possa sembrare, non esiste eh, ancora oggi nella riflessione occidentale almeno, ma non soltanto in essa. Il problema della conoscenza è completamente o quasi svincolato nell'analisi, nella riflessione. Il problema della conoscenza in senso teorico generale, l'epistemologia o la filosofia della conoscenza, è quasi completamente svincolato dalla storia dell'esplorazione geografica, dalla storia dell'esplorazione della Terra. Tutto accade ancora, o quasi, come se la conoscenza di cui noi siamo dotati, il patrimonio di modelli che eh, la nostra educazione oh, eh, ci, ci consente di adoperare in un dato momento della storia dell'umanità, a ciascuno di noi singolarmente, ebbene, come tutto questo si sarebbe, eh, sembra quasi che si sia organizzato senza nessun riferimento concreto, eh, non solo alla faccia della Terra, ma anche a ciò che sta sotto, evidentemente. Strano con tutto ciò che sull'epistemologia e sulla riflessione scientifica si scrive, ma è proprio così. E questa è una delle cose evidentemente che non possono durare a lungo. E credo che qui la, la speleologia centri e come. Allora, qual è il problema, secondo me, nei pochi minuti che ho a disposizione? Eh, il problema vero è che non è questione di geografia. Se ci si riferisce alla conoscenza, il problema è ancora più semplice, cioè terribilmente complicato. È che noi ancora oggi abbiamo un solo modello di mente, per indicare la mente, da Aristotile in poi. E questo modello, ahimè, è una mappa. Noi non riusciamo a concettualizzare la mente se non in termini cartografici. Tant'è vero che il mapping, che è un concetto matematico ormai, il mapping è il, la mossa più potente che tra l'altro ha permesso delle straordinarie conquiste. Tutta l'ingegneria genetica, eh, per esempio, eh, viene esattamente da questa supposizione, che il mondo si componga di due set di informazioni, cioè due mappe, e che sia sempre o quasi sempre possibile... Una, un trasferimento puntuale dell'informazione da un set all'altro. Ma naturalmente il mondo no, non è una tavola, anche se tutta la modernità, tutta la modernità, eh, si è costituita su questo presupposto. Una delle cose che ci insegna una scuola che è completamente sbagliata, poi ci vuole molto per correggerla naturalmente, è che una mappa sia la copia della Terra o della faccia della Terra, della superficie della Terra. È vero esattamente il contrario, che nella nostra concezione la Terra è diventata la copia della mappa. Questo perché? Ma gli antichi sapevano perfettamente che la Terra, che si chiamava allora Cton, ha tre dimensioni ed è sferica. Lo si è sempre saputo. Lo si è sempre saputo in tutte le epoche, bastava aver letto un libro soltanto per saperlo. E però la modernità ha costruito la sua storia esattamente con una formidabile operazione di riduzione del modello principale tra tutti i possibili allo spazio. E lo spazio ha due dimensioni. Perché la tavola ha due dimensioni. Qui nasce il problema del vuoto per la prima volta. Perché il vuoto a questo punto, se il mondo è uno spazio, e vale a dire è passibile di una misura metrica lineare standard, e allora il vuoto diventa che cosa? Dove si può vedere il vuoto? Il vuoto si può vedere soltanto nel punto di fuga che regge la costruzione prospettica che del modello spaziale è il prototipo, è l'incubatrice. Con tutto ciò che si scrive, per esempio, su Colombo e sulla nascita del Nuovo Mondo, nessuno si accorta ancora di una cosa straordinaria. Eh, è, una storia, è una storia di un'esemplarità, secondo me, davvero eh, importante. Eh, Come è stato visto per la prima volta il Nuovo Mondo? Voi sapete la storia. Che quando all'alba del 12 ottobre un signore, eh, Rodrigo de Triana, eh, dalla vetta della nave dove era Colombo, grida a terra e scende giù tutto contento perché ha vinto uno straordinario premio che Colombo aveva messo in palio, un sacco di soldi, un giubbotto di seta. Eh, eh, Colombo gli dice, no, l'ho vista prima io. Come l'ha visto prima tu? E dice, no, ieri sera, così gli dice Colombo, e chiama testimone il nostro uomo, ieri sera prima di andare a letto ho fatto un ultimo giro sulla tolda e dove tu stamattina hai visto la terra, io ho visto un lumicino che si accendeva e si spegneva. Tant'è vero, aggiunge Colombo, che io ho pensato che fosse una processione che, 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 eh, che andava sulla costa, che ogni tanto eh, eh, con una candela e che ogni tanto questa candela si spegnesse. Vabbè, la tengo breve, sarà poi l'oggetto, una volta che tornati in Spagna, di una causa lunghissima a chi toccassi il premio, ma non è tanto questo, il, il, il vero problema secondo me è perché Colombo, cioè che cosa c'è dietro a questa storia, vale a dire perché la prima forma con la quale il nuovo mondo sarebbe apparso è un puntino che c'è e non c'è. La cosa straordinaria appunto è che, io non lo so, ma la cosa straordinaria è che, è che un punto che c'è non c'è in inglese si dice vanishing point. E vanishing point è esattamente l'espressione tecnica per indicare il punto di fuga. Quel punto cioè che sta dietro l'immagine spaziale, la prospettiva, sotto il portico degli innocenti a Firenze, il primo monumento, architettonico organizzato con un criterio spaziale, anzi organizzato per far vedere ai fiorentini cosa fosse questo nuovo modello, semplicissimo, potentissimo, da qui è nato il Made in Italy, attenzione, perché è stato un modello immateriale di percezione del mondo, rappresentazione del mondo e costruzione del mondo, che è stato esportato letteralmente in tutto il mondo. E Leon Battista Alberti, che, aveva, che il Papa manda a Firenze per capire che cos'è questa nuova maniera di concepire il mondo e costruirlo e rappresentarlo, Leon Battista Alberti dice che Diet capisce qua, dice, quasi all'infinito. Quel punto sta per l'infinito, cioè per lo spazio infinito con cui nel Settecento poi si La cultura occidentale finalmente comincerà, comincerà a, come dire, a familiarizzarsi. Che cosa voglio dire? Voglio dire che noi abbiamo... Non riusciamo ancora a, uh, come dire, a, a concepire la funzione mentale se non in termini di cartografia. Ma, ma eh, ogni mappa, la, la mappa per definizione sacrifica la dimensione verticale. Ciò che si chiama voto, io ho capito che è oscurità e verticalità, almeno nelle immagini che ho visto stasera. Ed è un, una forma molto concreta di voto. Il voto è ciò che la mappa non può rappresentare. Programmaticamente, sistematicamente. Allora il punto è, e tra due minuti finisco perché te. Eh, il punto è perché adesso comincia ad accadere il contrario? Eh, io credo che vi sia una risposta che è formidabile, che possiamo soltanto intuire, e che esiste qualcosa che si chiama globalizzazione. Eh, la globalizzazione significa innanzitutto che noi non possiamo più far finta che la Terra sia una mappa o un insieme di mappe. E perché non possiamo più far finta? Perché esattamente nell'estate in cui noi si guardava tutti, io so la, la mia generazione guardava la Luna perché gli americani sbarcavano sulla Luna, cioè la Luna diventava una seconda Terra, questa è la storia che ci raccontavano. Esattamente quell'estate, l'estate del 1969, due computer per la prima volta iniziarono a trasmettersi dei dati, cioè a ridurre gli atomi a bit, ai materiali unità di informazione. Nasceva allora un mondo dove spazio e tempo, che esistono soltanto sulla mappa, non significano quasi più niente. E di questo mondo, che si chiama la rete, non è possibile fare la cartografia però. Ogni cartografia è miserabile rispetto alla natura stessa. Sì, noi sappiamo dove sono i server e riusciamo anche eh, qualche volta a capire l'intensità di flussi da un server all'altro. Ciò non toglie che spazi e tempo, che sono ancora fondamentali per la riproduzione della nostra vita sociale, appuntamenti, coincidenze ferroviarie, eccetera, spazi e tempo, all'interno. Eh, mancano le parole, anche gli scienziati che si occupano soltanto di questo lo chiamano lo spazio dei flussi, ma è di nuovo una contraddizione in termini, perché non è uno spazio, lo spazio presuppone una metrica lineare standard. O lo spazio o i flussi, io direi, così come direi ancora, o geografia o vuoto, evidentemente. Il che non toglie che, appunto, noi siamo davvero in una transizione formidabile. Perché stiamo uscendo finalmente da una concezione che è stata potentissima, bidimensionale della Terra. L'attività speleologica è esattamente questo. L'attività speleologica è il, il, come dire, la riaffermazione della Terra così come essa è, dell'importanza della verticalità. Potrei dirvi tante cose, sapete, come dire, noi siamo ancora platonici, fortemente platonici da questo punto di vista. Come risolve Platone il mito della caverna? Eh, lo risolve in orizzontale eh? e lo risolve sul piano conoscitivo. Noi, non, conosciamo, noi non, non possiamo più sapere le cose, conoscere davvero le cose. Noi, siamo, noi possiamo soltanto vedere le ombre delle cose che si proiettano su, su una parete, una mappa. Una mappa, letteralmente una mappa. Ora che significa fare speleologia eh, facendola, come dire, può essere davvero la speleologia soltanto il tentativo di tradurre in mappe ciò che sta sotto? Io direi che non può essere questo. Io non. Non ho mai messo il piede sotto, non, 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 sono superficiale per definizione, come, eh, ma non può essere questo. Cioè, attenzione, perché mi pare che gli speleologi fanno qualcosa di molto più importante della geografia, di molto più importante della. Perché, perché se è vero ciò che gli dicevo all'inizio che esiste un rapporto tra eh, la conoscenza della Terra e i modelli mentali con i quali noi facciamo i conti conoscitivi con la Terra, allora L'esplorazione sotterranea, per così dire, la riscoperta del dato ctonico, eh, e se io dico clone, il primo nome della Terra, si sente la vertica, prima di ogni mappa, prima che diventasse ghe, gaia, cioè il gesso, la polvere bianca, l'orizzontalità, la superficialità. Beh, allora, se si rifanno i conti con clone, dobbiamo stare molto attenti perché gli speleologi stanno facendo qualcosa di molto, ma molto più importante e di vitale, io direi. Riappropriandosi della dimensione verticale, sì, accessoriamente faranno anche le mappe, evidentemente. Ma a questo punto, io dico: la mia speranza è che, quasi la convinzione dopo quello che ho cominciato a sentire, anche se non è la prima volta che vengo tra di voi, eh, è, è, è che, come dire, siano così in grado di mettere a punto nuovi modelli conoscitivi, nuove mosse mentali. Perché di questo abbiamo uno straordinario bisogno. Uno straordinario bisogno. A me non, davvero non importa. No, vi devo confessare che io non mi preoccupo tanto della crisi ecologica, no, sì, certo, è un problema. Ma ancora più importante per me è davvero, proprio in base a quei, ho finito, eh, quelle cose che dicevo prima, la rete, l'impossibilità a capirla se non come un dato, eh, non dico che toglie, ma la, la rete è oscura, non c'è spazio né tempo. Le analogie o le l'omologia, voi conoscete l'ambiente ipogeo, sono, sono forti da questo punto di vista. La speranza è paradossalmente nella riscoperta dell'ambito sotterraneo. Perciò che essa comporta di cambiamento dei modelli conoscitivi stessi, di rapporto con la realtà. Di questo si tratta. È una straordinaria avventura conoscitiva. Eh, la sopravvivenza, ecco, non mi importa più tanto della crisi ecologica, a me importa dell'abisso che si va ogni giorno allargando tra come il mondo funziona e le nostre capacità di conoscerlo, cioè la validità dei nostri modelli, quelli, qui aveva ragione Gauss e non Kant, non è che spazio e tempo sono innati, Gauss diceva, non è che sono innati caro Kant, spazio e tempo sono il risultato di... Come dire, di millenni di rapporti con la faccia della Terra eh, mediati dalla nostra capacità di manipolazione simbolica. Di questo si tratta. Eh, chiudo con un'immagine, un augurante a me, secondo me, a questo punto. Questo proprio per dire che la geografia non è mai stata banale cartografia. La geografia è stata sempre critica della cartografia esistente lo diceva Karl Ritter nel 1810, ma lasciamo stare tutto questo. Eh, nel, nel primo libro delle storie di Erodoto c'è un'immagine un bellissima, un po' strana, eh, quando Erodoto descrive il labirinto egiziano, che non è un labirinto, è una struttura ordinatissima, eh, orientata in maniera eh, sistematica, eh, geometrica eh, nelle sue forme. Sicché viene a dire, ma allora dov'è il labirinto qui? E eh, Rodoto aggiunge una cosa, aggiunge una cosa. Dice sì, però bisogna sapere che tutto ciò che noi possiamo vedere, dice Rodoto, è nient'altro che la copia di ciò che sta sotto. Io, io chiuderei qui, nel senso che davvero io credo che come dire, la speleologia la può aiutarci a al compito immane che, che l'umanità ha davanti. Vuole dire quella di mettere a punto modelli... Eh, bene, ma la dico con Ritter. Quando, eh, quando Carl Ritter, il grande geografo che non chiamava geografia la geografia, la chiamava Erdkunde, eh, conoscenza storica della Terra, perché implicava la temporalità, il racconto, va bene. Lui si vantava Carrita nel 1810 di essere stato il primo geografo. Dice perché, ma perché? Perché Ed è della verità. Può sorprendere qualcuno, ma è la verità. Dice: prima di me nessuno ha mai descritto la Terra così come essa è: cioè nessuno ha mai chiesto alla Terra i criteri per la sua stessa definizione. Tant'è vero, aggiungeva che eh, i, eh, eh, ne, ne, nessun criterio di descrizione conteneva il rilievo. Vale a dire che l'immagine che si aveva della Terra, per quanto paradossale possa essere, siamo all'inizio del 1800, due secoli fa esatti, bene, questa immagine non conteneva la dimensione del rilievo. Le montagne non esistevano nella definizione, nella specificazione delle regioni terrestri. E è Caritere il primo che imposta la descrizione della Terra sulla base di tre dimensioni. Le pianure, quelle diceva Carritter, tutte quante le descrivono per il semplice motivo che le battaglie si fanno in pianura e allora i principi la prima cosa che chiedono al geografo è descrivere le pianure. Dopodiché Carriti aggiunge le depressioni, che non, sono le, non è l'ambito sotterraneo, e il rilievo. Sicché la nostra visione che abbiamo delle regioni al mondo è esattamente quella che due secoli fa Carrite metteva a punto allora, e chiudo davvero che, che cosa mi pare passo inevitabile esattamente quello che i geologi ogni, ogni sistematicamente fanno vale a dire aggiungere una dimensione che è quella ipogea sotterranea la caratterizzazione della terra sicché non si debba più parlare della faccia della terra quella che soltanto la mappa <ride> riesce a catturare nel senso che e la traduzione in termini cartografici della Terra stessa, ma si possa finalmente cominciare a parlare della Terra Tukur. Grazie. Grazie, Grazie davvero professor Farinelli e intanto ci ha raggiunto in sala, è arrivato il presidente del CAI, Umberto Martini, che inviterei a salire sul palco. Grazie per un suo saluto. Presidente, intanto qui stanno preparando per quelle cose serie che vi dicevo dopo, per il brindisi con i vini eroici. Eh? Cioè, la parte seria del convegno, ecco diciamo in questo senso. Scherzi a parte, Presidente CAI e Speleologia. Cosa ne dice? Beh, intanto una buonasera a tutti. Arrivo un ultimo, anzi penultimo, perché mi pare c'è l'amico l'onorevole Quartiani che chiuderà questa fase. E porto il saluto del Cabalpino italiano, ieri c'è stato a Nivale Salsa o perlomeno era previsto in programma, poi non so se c'era, mi auguro di sì. E abbiamo fatto un salto di qualità da un illustre docente universitario a un umile burocrate di segreteria del CAI. Ma eh, fa piacere essere qua anche perché qualcuno mi conosce da lunga pezza, perché con la speleologia ho avuto a che fare da qualche quindicina d'anni, infatti quando ero consigliere centrale del CAI in attesa, di cioè in attesa, non pensavo poi di, di finire dove sono finito, ma comunque in attesa di incarichi particolari un giorno mi telefona di un momento burrascoso della speleologia del CAI, mi telefona l'allora presidente Bianchi e mi dice ti faccio una domanda, devi rispondermi sì. Ma ah, dico no, devi, dimmi un sì, sì, va bene, se lo vuoi ti dico un sì sei l'incaricato, il consigliere che è il referente per la speleologia, ripeto, non era un momento semplice, <ride> però è stato poi un momento, eh, dico la verità, scusate se faccio un preambolo così, ma non vengo qui a leggervi chi, no. quello è il pistolotto, cioè ve lo leggo anche perché qualcuno l'ha preparato e l'ha preparato anche bene, ma per dirvi che la prima assemblea generale dei gruppi Spello, a cui partecipai, era a Pescara. Arrivai anche allora, perché venivo da qualche altro posto, a lavori iniziati e la rissa era nel pieno fervore. E tanto che poi qualcuno mi disse, che te ne pare di questi gruppi Spello? Lo dissi e lo mantengo ancora, come dire, più che gruppi mi sembrano delle tribù. Ma lo stupore poi che queste tribù alla fine si siedono assieme, mangiano assieme, scherzano in grande amicizia, e questo è un valore importante, no? e quindi secondo me è un riflesso dell'oscurità, se così si può dire. Che detto tutto questo, scusate le facezie, eccetera, veramente vi porto un saluto e di questo mi pare il sesto incontro, o sbaglio come numero e quindi vuol dire che se continuate a farlo importante vuol dire che è arricchita vuol dire che trova alimento e dà soddisfazione ho visto per la strada un sacco di gente e ho visto anche la banda e ho detto allora adesso è finito tutto arrivo in tempo perché è chiuso il lavoro invece sono ancora qua bene faccio la persona seria allora cari amici mi è particolarmente gradita l'occasione di partecipare a questo incontro internazionale di speleologia che per la sesta volta c'era scritto, quindi se leggevo prima meglio me lo sarei anche ricordato, si tiene qui a Casola, nella mia nuova veste di Presidente Generale del CAI. In verità il mio legame con gli speleologi, e questo è vero, è radicato nel tempo, non fosse altro perché, per il fatto che nella mia sezione del CAI di Bassano del Grappa esiste bah, più di un decennio, un gruppo speleo, il Geochai Bassano, che ha sempre ben presentato la speleologia in tutti i suoi aspetti. Ricordo che il legame tra alpinisti speleologi e speleologi è antico, non a caso i primi pionieri della speleologia sono stati anche degli alpinisti e degli esploratori. Fra tutti voglio citare... Luigi Vittorio Bertarelli, che oltre ad essere stato il presidente del Touring Club italiano, che allora si chiamava, era il 1894, Touring Club ciclistico italiano, perché le escursioni le facevano in bicicletta, fu anche uno dei più valenti speriologi italiani, agli albori, degli albori della speriologia moderna e, e portatore di una grande attenzione alla divulgazione e alla documentazione delle grotte e dei fenomeni carsici. Questo perché a quei tempi l'alpinista, l'esploratore, lo speleologo era, erano persone curiose, interessate a conoscere l'ambiente naturale che li circondava in tutti i suoi aspetti. Per conto potremmo dire che, era in, linea generale, che in linea generale era un'attività riservata a pochi eletti. Generalmente di buona famiglia e con mezzi finanziari tali che permettevano loro lo studio sia a tavolino che sul campo. D'accordo, ma i tempi erano quelli e senza di loro non sarebbero state gettate le fondamenta di quell'edificio che annovera per noi, il Belpino italiano, oltre 316.000 soci e un numero non meglio definito di speleologi, soci, cai e non. Fin da allora lo studio del territorio è stato, si è intrapreso su basi scientifiche, abbandonando le supposizioni dei secoli precedenti e disegnando, nel senso vero della parola, nuovi confini attraverso mappe, rilievi topografici ed appunti precisi e meticolosi di tutto quello che veniva osservato nell'esplorazione del territorio sia fuori che dentro le grotte. Per creare una continuità nei propri allievi e compagni furono effettuati dei corsi di speleologia che in onore del fatto che tale definizione raggruppava diverse specializzazioni geologia, cartografia, topografia, biospeleologia, eccetera, trattavano con attenzione le varie branche, ricorrendo a studiosi dell'epoca anche estranei all'ambiente ipogeo. Fu nel 1958 che grazie alla capabilità di un noto speleologo triestino Carlo Finocchiaro, conosciuto da tutti come il maestro e alla stima riservatagli dall'allora vertice del CAI, primo fra, fra tutti il professor Giuseppe Nangeroni, presidente del Comitato Scientifico Centrale a cui allora la speleologia CAI faceva riferimento, che si costituì la Scuola Nazionale di Speleologia CAI, con l'intento di uniformare le tecniche di insegnamento delle materie trattate dalla e nella speleologia. In questi oltre 50 anni numerosi sono stati corsi di vario livello che sono stati realizzati e via via che aumentava la consapevolezza che la sola esplorazione non era sufficiente ma che necessitava un minuzioso lavoro di documentazione delle grotte. Una rilevante, importan una rilevante importanza è stata riservata ai corsi di cartografia e topografia riconoscendo un ruolo primario alle tecniche di rappresentazione grafica che consentono di trasportare fuori dalla grotta quei dati atti ad ampliare le conoscenze geografiche e non solo. I circa 250 gruppi speleologici del CAI sono molto attivi nell'attività di documentazione e divulgazione del mondo ipogeo, non solo, in quanto gli speleologi hanno dimostrato che conoscere l'ambiente non è solo esplorarlo, è anche studiarlo nei suoi più piccoli particolari ed è e qui mi riallaccio al tema del convegno essere in grado di rappresentarlo con codici se non comuni sicuramente raffrontabili per rendere condivisa la conoscenza perché conoscere e divulgare vuol dire anche conservare e tutelare, ed è il termine ecologia, è sicuramente stato utilizzato dagli speleologi prima ancora degli altri, da qui gli studi geologici, idrologici, ambientali, eccetera. E sempre da qui la Costituzione a Trieste del primo catasto grotte regionali, riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione come elemento di interesse pubblico. Le cognizioni rilevate nello studio delle grotte hanno portato ad elaborare teorie spelogenetiche, geologiche, ma quello che sorprende e sapere che attraverso lo studio degli abitanti delle grotte si possono sconvolgere alcune di tali teorie e riscrivere la storia del nostro continente. Ecco dunque l'importanza degli, degli speleologi. E di tutti gli studiosi a cui si, si affidano per l'interpretazione dei dati rilevati, per lo studio del nostro ambiente. Non è un caso che nella stesura del progetto UNICAI, volto a dare a tutti gli istruttori del Club Alpino Italiano una base nozionistica comune, il parere degli speleologi sia stato tenuto in grande considerazione. Questo è l'impegno che toccherà all'onorevole Erminio Quartiani, presidente del gruppo Amici della Montagna del Parlamento italiano. Un bel impegno, eh? È impegnativo, sì. È impegnativo, grazie intanto per l'invito, è impegnativo soprattutto per chi non è speleologo, non è geografo. È, un è stato un modestissimo alpinista normalista, diciamo, che ha fatto un po' di misto in qualche montagna italiana, nelle Alpi. È un corista del Coro Cai di Melegnano. Quindi... <ride> quindi un po' mi trovo in famiglia, anche perché in Parlamento eh, diciamo che eh, le uniche questioni di cui mi sono potuto occupare, che hanno un qualche rilievo e una qualche relazione con La speleologia sono quelle che attengono all'ultima parola dell'acronimo CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, perché anche ultimamente, come sa il presidente Baldracco che ho anche precedentemente incontrato, eh, ultimamente il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico qualche problema l'ho avuto dal punto di vista del, dei riconoscimenti di legge. Eh, che hanno posto difficoltà alla sua attività e qualche difficoltà anche dal punto di vista delle risorse, diciamo, no? perché quando eh, si hanno problemi di carattere assicurativo e quando eh, si chiede giustamente al Parlamento di intervenire non è così semplice farlo, perché c'è ancora una cultura... Eh, che considera le questioni che attengono alla montagna una questione del tutto marginale. E anche se noi siamo 193 deputati e senatori che fanno parte del gruppo Amici della montagna del Parlamento italiano, devo dire che difficoltà le incontriamo non come andare in grotta, no, sicuramente no, però eh, diciamo il vuoto normativo. Il vuoto della legislazione è quella questione di cui ci dobbiamo occupare. Forse possiamo dare una risposta più certa se voi ci aiutate a colmare questo vuoto. Voi il vuoto non lo dovete colmare, voi lo dovete percorrere e avete cercato di dare una risposta se siete o non siete geografi del vuoto, se siete o non siete voi speleologi geografi. Eh, Risposte, io ho cercato di seguire la cosa, ma so, sono certo che il vuoto normativo e legislativo che riguarda sicuramente la montagna, ma che riguarda probabilmente anche la speleologia, eh, è una di quelle questioni su cui insieme ci possiamo impegnare. Ci possiamo impegnare per andare dove volete e dove decidete di andare, sempre che ci arriviamo con il consenso generale, almeno del co della maggioranza del corpo dei, dei parlamentari indipendentemente dalla loro collocazione politica. Anche perché non dobbiamo normare tutto. Io so benissimo che già quando abbiamo... Ci siamo trovati sul tappeto la discussione sulle leggi che riguardano la sicurezza. Abbiamo dovuto prendere posizioni dure insieme a una serie di amici che rappresentano l'Associazionismo della Montagna perché avre avremmo dovuto mettere carabinieri e poliziotti distogliendoli dalle loro responsabilità alle entrate delle valli per impedire che si facesse alpinismo o sci alpinismo o che si usassero le ciaspole o che magari qualche speleologo andasse in giro per le valli quando. Eh, il, il tempo, il bollettino meteorologico e nivologico fosse negativo. E queste erano, sono le cose che non abbiamo discusso tanti anni fa, qualche mese fa. E, no, ma non lo dico per polemica, ma questo per dire che c'è ancora tanto, anche dal punto di vista dei legislatori, di cultura, di conoscenza, di informazione da assumere per poter fare una legislazione che sia di accompagnamento alle problematiche, che, cioè che non decida per chi ha la necessità di avere una risposta legislativa in nome di, di, di questi, ma con loro. Questo è il percorso che dobbiamo fare. Ed è il percorso che abbiamo cercato di dare anche alla nuova legislazione per la montagna. Eh, voi geografi una mano ce la dovreste dare una volta tanto per uscire da un problema che ormai ci attanaglia dal 1952. Scusate se parlo di montagna genericamente, Pong, po, diciamo, do eh, per eh, assodato eh, la considerazione che il mondo ipogeo, sto, ciò che sta sotto la montagna, è parte integrante della montagna. E, eh, e quindi, e quindi eh, dicevo, ci dovreste dare una mano, a, una volta per tutte, a definire in norma, in legge, che cos'è montagna. Perché noi abbiamo dal 1952 una norma che attraverso la commissione censuaria ha definito montagna proprio perché il riferimento era solamente al reddito agricolo e qualche volta il riferimento altimetrico era solamente rapportato alla, alle conoscenze di, di carattere boschivo-forestale, diciamo. Eh, abbiamo 4.200 comuni sugli 8.000 comuni italiani che sono definiti montagna, il che implica un, un grosso problema, non solo più per il legislatore che deve distribuire a pioggia risorse sempre più scarse a 4.200 comuni che non sono uguali, perché è un conto, è il comune, diciamo così, ai margini di una valle in cui non c'è nessun impianto sciistico, non c'è nessuna struttura turistica ed è il mondo di cui dovremmo occuparci di più, e è il mondo in cui il mercato fallisce sempre, o quasi sempre in montagna, e quindi è il mondo rispetto al quale il pubblico, lo Stato, le regioni, gli enti locali devono dare una mano per contribuire a fare in modo che la competizione sia pari, almeno per quanto riguarda eh, il mercato. E allora, L'Europa che ha definito finalmente nella propria carta fondamentale e nei propri accordi che la montagna è parte integrante della eh, coesione sociale, territoriale ed economica, il che vuol dire che molti degli aiuti che prima venivano considerati di Stato non lo saranno più per la montagna, ma è molto importante definire che cos'è la montagna e rispondere all'Europa che cos'è la montagna italiana. Allora la montagna italiana si è definita solo sul, sul riferimento ad alcuni indici di carattere socio-economico e non ha riferimenti chiari dal punto di vista fisico-geografico. Eh, indubbiamente rischia di essere qualcosa che contiene tutto il contrario di tutto. E il legislatore, anche i miei amici che considerano la montagna un non problema in Parlamento, Oppure che quando poniamo problemi sulla montagna e facciamo emendamenti ad alcune leggi, compreso quelle finanziarie, a favore della montagna, c'è sempre il parlamentare di turno che si alza e dice allora c'è il problema dei laghi, allora c'è il problema delle isole, allora c'è il problema di altri territori. Benché l'unico territorio che cita la Costituzione italiana, cioè l'articolo 44, per una legislazione di favore speciale è la montagna, nonostante ciò noi incontreremo sempre ostacoli se non arriviamo insieme a noi che conosciamo un po' di più le questioni della montagna, a concordare insieme come possiamo definire la montagna per poi lasciare al, a chi ha la responsabilità di utilizzare le risorse in favore della montagna eh, e di distribuirle, a cominciare dagli enti locali e dalle regioni, la classificazione dei comuni e dei territori montani. Ora, è del tutto evidente che non può essere eh, montano un territorio che ha la gran parte della propria dimensione collocata o diretta verso il mare e le proprie attività dirette verso il mare. Sono cose abbastanza semplici, ma quando invece, e su cui possiamo concordare tutti, abbiamo concordato con la finanziaria del 2007, invece è più difficile concordarlo fissando un limite altimetrico. Il limite altimetrico ovviamente va corroborato anche da altri indici di carattere fisico, che è il clima, che è il ciclo vegetativo. È chiaro che il limite altimetrico nelle Alpi non può essere lo stesso limite altimetrico che fissiamo nell'Appennino, però una definizione nazionale di montagna è necessaria anche per poter incontrare le altre definizioni nazionali in Europa e nel mondo, per poter quindi Diciamo, svolgere un, un lavoro comune in cui ci sono punti di riconoscimento. Sono 400 metri, sono 500 metri, sono 600 metri, ed è la pendenza il riferimento che può, diciamo così, eh, contribuire a non fare, avere un riferimento puramente altimetrico. La pendenza è un riferimento. Poi ci sono alcuni riferimenti di carattere. Di carattere eh, socio-economico perché giustamente la montagna non è solo eh, che esiste in natura ma è anche ciò che eh, è data dalla presenza dell'uomo e dalle sue attività forse persino le grotte e le cavità sono date dall'attività anche degli speleogeni senza i quali non le conosceremmo e senza i quali magari non potremmo capire da dove Arrivano le acque, come si distribuiscono le acque. Cioè quindi io che oggi ho cominciato a imparare qualche cosa da voi. Questi problemi non me li ponevo. Allora dico: è, è possibile fare qualcosa. Serve fare qualcosa anche in termini di legislazione nazionale. Siamo pronti a lavorare insieme senza fare promesse inutili, ma lavorare insieme per mettere insieme norme che siano utili, a migliorare l'attività di chi Approccia le questioni, in questo caso della, della speleologia, e, eh, che, che lo faccia dal punto di vista dell'approccio scientifico-accademico, che lo faccia dal punto di vista diciamo, delle proprie propensioni personali e del proprio tempo di non lavoro o che lo faccia anche professionalmente, perché questo peraltro credo sia uno dei valori e delle dimensioni che noi dobbiamo. Eh, Valorizzare a livello nazionale e che ancora eh, no, che probabilmente ci è riconosciuto nel mondo, ma che noi non riusciamo a eh, valorizzare e a rendere disponibile alla collettività e all'intera nazione. Credo che da questo punto di vista un impegno comune lo possiamo assumere. Eh, sono note a margine, eh, sono note fatte da chi per la prima volta effettivamente segue un avvenimento di questo tenore e su queste tematiche, ma lo faccio molto volentieri e la mia eh, disponibilità insieme a quella dei 193 componenti del gruppo amici della montagna italiana resta, c'è eh, da oggi possiamo cominciare un percorso comune e rinnovo di nuovo i ringraziamenti agli organizzatori per l'invito che mi è stato eh, fatto. Grazie. Grazie mille onorevole di questo intervento e di queste note a margine, più che a margine direi, eh? dentro il margine, assolutamente. Bene, allora grazie a tutti. Veniamo a un momento particolare adesso, ecco, a quello per noi eroi che siamo stati fino qua. Brinderemo con i vini eroici all'intitolazione, non so come dire, all'intitolazione della città che ci ospita di Casola come città degli speleologi o città della speleologia anche questo può essere argomento di dibattito ecco. e qui abbiamo François Stevenen del, del Cervim e abbiamo gli amici ai cui cedo la parola e vi ringrazio ancora per l'attenzione grazie no 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 voi state, voi state qui Ecco, è un momento abbastanza particolare, eh, della serie è un momento un po' asincronico, perché, è, eh, lo dico asincronico, eh. è asincronico, nel senso che viene prima, viene dopo di ciò che doveva venire prima. No. Insomma, è una cosa, cioè praticamente eh, all'ingresso del paese, dalle due parti della via principale di via Roma, c'è il cartello, eh, come dice il Presidente. Eh, allora, Casola, eh, Casola Valsenio, che è che già città delle erbe, dei frutti dimenticati, di tante cose, ma sotto c'è un cartello che non è stato messo per la manifestazione, per il nostro incontro. Il cartello è Speleopolis, città amica degli speleologi. E questa cosa è stata conferita dalla Società Speleologica Italiana nel suo sessantesimo della Costituzione a Verona al sindaco Nicola Iseppi che... Chiamiamo, chiamiamo qui eh, sul palco, è stato fortunato perché è un sindaco molto giovane, Buone. quando abbiamo fatto il primo incontro a Casola aveva 15 anni. È, è nato praticamente, è <ride> la sua adolescenza è stata funestata, rovinata e travagliata. dalla Vorrei dirvi una cosa, la speleologia ha di molto influenzato questa, questa città, la classificata, eh, C'è stato un, un ragazzo, Cristiano Cavina, eh, uno scrittore, che ha venduto migliaia di copie del suo sì, libro. Tolente Sa, che è stato adottato nelle sì. scuole. Il suo prossimo libro, con, con un certo terrore e senso di colpa lo dico: si chiama Scavare una buca, eh, cioè, eh. che significa che si, eh, si possono carsificare anche le menti. Eh, a questo punto, per dare un, un colpo finale a questo processo di devastante carsificazione, chiamerei il presidente della Società Spirologica che Italiana, che è Gian Pietro. Gian Pietro. Lo qua. metterei vicino al sindaco, ecco. gli, ma... al sindaco ma... Nicola Iseppi, ma... e in, in modo asincronico cioè della serie è già stato fatto, ma lo ribadiamo e lo faccio dire a Gian Pietro: non fare così, se no non riusciamo più. No. Chiama la Valletta, Chiama la Valletta. Eh, Giovanni Valletta. Giovanni Valletta. Valletta. Giovanni Giovanni Valletta. Sì, però... Dobbie, ecco, di chiaro, qualcosa come di dire, definita. a favore di pubblico si direbbe così vedono. Allora, l'abbiamo già consegnata in, diciamo, in versione cartacea a Verona il 26 di giugno di quest'anno e adesso però l'abbiamo voluto fare una targa particolare. Ho avuto un momento di panico perché pensavo di averla lasciata a casa e invece no, fortunatamente l'avevo nascosta. Quindi, la Società Spagna Italiana, nel suo 60 anniversario, attribuisce alla comunità di Casa da Valsenio l'attestazione di Speleopolis, città amica degli speleologi, per la creatività, la squisita ospitalità, il profondo senso d'amicizia dimostrato alla speleologia italiana ed internazionale. Quindi, la consegno al sindaco Nicola Iseppi, Gian Pietro Marchesi, presidente della Società Spagna Italiana. Okay? Bene. Sindaco, se vuoi dire qualcosa. Chiudiamo con folklore perché ci apprestiamo al momento più impegnativo della serata che è quello del vino. Quindi eh, ogni, ogni città, eh, Speleopolis è sostanzialmente una città nella città perché... Eh, ci, siamo, ci, hanno conf, ci ha conferito questa, eh, la società speleologica italiana, ci ha conferito questo nome, noi ce lo ce ne siamo impossessati mettendolo proprio all'ingresso del, del nostro paese, ma ehm, ogni città, ogni paese ha anche bisogno del suo sindaco, logicamente io ehm, sono sindaco di Casola Valsenio, ma è, è giusto riconoscere anche il vero sindaco di Speleopolis e se non, eh, ed, è, ed è giustissimo, mi è pensato che sia assolutamente doveroso. Eh, incaricare di questo bel <ride> incarico, eh, scusate il giro di parole, a Biagio, che... <applause> Biagio che ha iniziato nel almeno per Casola. ha iniziato dal 1993 a fare gli incontri a Casola. Questa malsani idea insieme a Max e a qualcun altro, Stefano Livucci. Non li, non li dico, dico solo questi due perché. Farei sicuramente dei torti a qualcuno, e il momento è folcloristico però mi, ci, ci, ci tenevo così a fare una, 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 cosa, faccio il valletto. una cosa carina perché ogni sindaco ha bisogno della sua faccia. di eh, poi girare eh. con questo. <ride> <ride> ci metti così? È il sindaco del vuoto, è il sindaco del vuoto. Naturalmente, come ogni buon sindaco che si rispetti, devi dire due parole. Io non sono un gran parlatore come tutti loro, perché, Bravo! ma, no, cioè... ragazzi, non lo sono perché non sono abituato. però sono molto materiale. Riesco a fare le cose mentre le penso, le faccio già. Quindi, eh, tutto quello che ho fatto dal 93 che ho risvegliato un po' la speleologia, credo di averlo fatto, perché nel 93 la speleologia era un po', un po andata giù, si è risvegliata con questi incontri, incontrandoci tutti e, e muovere un po' giovani sono venuti in grotta, hanno fatto, insomma, siamo un bel gruppone di gente. Siamo arrivati, credo, a 2003-2004 iscritti per ora, quindi c'è ancora due giorni e sono molto felice di questo. Però vi dico una cosa, è dura è dura e per dire la schietta, c'è da cagarsi addosso quando non prendi i soldi. <ride> Scusate, ma devo dirlo. Eh, siccome ho firmato tutto, in galera ci vado io e ci va Max, e io... eh, calzolari, quindi... vediamo come. No, mm. se vogliamo continuare questa e quindi... cosa e avere come caso il punto di riferimento per tutti gli spiloggi del mondo, perché ce n'è un po' dappertutto, aiutateci. È brutto dirlo, ma finanziariamente ci vuole perché andiamo sempre in pari o <ride> andiamo sotto. No. No, ho è appena chiesto. diventato sindaco e ha già chiesto no, dei no. soldi. No, no, lo ah, fatto. no Vici no. della speleologia, visci del vuoto. L'ho chiesto prima. prima, così lo sanno, va bene? Grazie, comunque sono molto contento di questa cosa e girerò per altri due giorni con questo. Va bene? Grazie signore. Grazie. Eh, penso che non sia come dire, a voi sconosciuto il fatto che tra speleologia e vino. Ci sia, diciamo, un legame profondo, anche a volte profondamente eroico, appunto. Allora, che cosa ci è sembrato carino fare? Innanzitutto sapete che uno delle, degli eventi così a margine giocoso e scherzoso è profondamente eroico. Oggi una giuria popolare, tra cui anche il professor Farinelli. Si è <ride> dedicata a degustare eh, una serie di vini prodotti in cinque aree carsiche. Che vengono, eh, il vincitore di questi vini sarà abbinato a una grotta che, come comitato, è, è insieme a. Eh, a Max, a Stefano e così a Biagio abbiamo individuato, descritto e via di seguito e questa sera prima di Mani come Badili scoprirete qual è, quali sono i cinque vini profondamente eroici del, per ciascuna di queste aree carsiche. Per, profondamente eroico perché? Perché la viticoltura eroica, e ci racconterà qualcosa François Stevenen che è il presidente del Cervim, che è un centro di ricerca internazionale che studia la viticoltura eroica, che con la speleologia condivide due cose, una passione ostinata dei produttori, perché piccole produzioni, lavoro duro, pendenza e eh, così come quando si esplora, no? ostinazione, tenacia, capacità e eh, tutta una serie di di altre cose e in più molti sono di montagna e molti vengono prodotti in aree carsiche quindi abbiamo pensato che i vini che nascono sotto i, sopra i vuoti in qualche modo abbiano a che fare il loro sapore, il loro gusto e queste viti in qualche modo abbiano a che fare con le grotte ci è piaciuto, ci è piaciuto immaginarlo e quindi ci siamo inventati insieme al Cervin che eh, offre anche con i vini eroici il la, il brindisi e l'applauso così ideale a Casola e a tutto quello che abbiamo appena sentito così ci è piaciuto legarli adesso François Sevenevi spiegherà velocemente che cos'è la viticoltura eroica perché io ne so poco Hai bevuto sì, però non dovevi dirlo proprio bene così, no? intanto <ride> intanto devo dire che il tutto nasce da, da Luca da Luca Calzolari che ci ha proposto già da qualche tempo di eh, organizzare in questa occasione una degustazione della viticoltura cosiddetta eroica. È la viticoltura di montagna, la viticoltura in eh, forte pendenza, almeno il 30% di 500 metri, è eh, diciamo la, la viticoltura difficile, la viticoltura delle piccole isole che conosce dei problemi e quindi si tratta un po' di eh, rappresentare ormai da... 23 anni perché è nata all'interno dell'OIV, l'Organizzazione Internazionale di Venere, eh, grazie a degli, eh, dei tecnici, dei professori universitari, degli uomini che ritenevano importante cercare di salvaguardare quello che ci hanno trasmesso ormai da, 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 da tantissimo tempo i veri eroi. Della viticoltura, cioè coloro che lavoravano in quelle condizioni che ci hanno trasmesso oggi questi territori che sono di grande interesse e bellezza, molti di questi sono riconosciuti anche dall'UNESCO. Ecco, quindi so, rappresentiamo in questo senso quasi tutti gli stati europei, molte, moltissime regioni eh, italiane eh, che vanno dal dal Piemonte, alla Valle d'Osta, al Trentino, Alto Adige, la Lombardia e, e poi la Calabria, la Sicilia, la Liguria e ancora altro, il Veneto. Ci manca ancora il Friuli, Venezia Giulia, che è una zona carsica che è fondamentale, anche se hanno aderito a noi dei viticoltori del Friuli, ma penso che presto ci raggiungerà anche la regione. Eh, organizziamo convegni, dibattiti per mettere a fuoco i punti importanti, i punti eh, di, di questa viticoltura positivi e anche gli aspetti negativi. Tra gli aspetti negativi c'è il fattore che ha dei costi superiori e che quindi perché si lavora con delle difficoltà rispetto ai vini della pianura. Gli aspetti positivi è che sono legati ai terreni, alla mineralità dei terreni, al sole, al vento, a tutte quelle cose che fanno sì agli acciai che danno dei risultati interessanti, per cui in questo momento questa viticoltura non ha dei grossi problemi e stiamo andando discretamente bene. Bene, per concludere, per concludere abbiamo oggi portato una serie di vini un po' rappresentativi di tutta questa viticoltura europea, perché abbiamo appena fatto un concorso internazionale dei vini e la premiazione si terrà a Merano il eh, 6 di, 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 di novembre e, e quindi oggi siamo qui per farvela degustare, per alzare il calice con questi vini a chi? Alla Speologia e soprattutto a Casola che ci ha accolto in questa occasione. E a tutti voi che siete presenti. Grazie. Una sorpresa c'è il cavatappi eroico Sorprendiamo. 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 ah no lo so a casa